Va bene, ok, ciao Sì, Matteo. ciao, ciao. Allora, andiamo. Andiamo subito su RP, ragazzi. In RP andiamo su Impero. Sì, su Impero. Se torna sempre dove si sta male. Dove si è stati male. A voglia. Ah, Dio Cristo. Vabbè, comunque. Non c'ho nemmeno il coso salvato. Il team speak salvato qui, boh. Allora, apriamo Steam, prima cosa Steam, poi 5M. Ciao Matteo, buonasera. Ho appena finito di piangere per la mia ex. Tu pensa, io ancora non ho finito per l'ex mia, piange. Porco. Il mitico Lollo, grazie mille, 11 mesi di resub, grazie mille, bellissimo, grazie. Ciao bello. Lo so. E vabbè, me ne devo fare una ragione, cioè. Che cazzo sto a fare? Scusate. La figa me dà sulla testa. Che è qua? Che è bootstrapping? Che cazzo è? Perché? Che roba è? Non si piagne. No, 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 no. Piange no, no. Mo, fatti scherzi, piange no. Però. È una situazione un po' complessa. Meglio di si resta. Abbiamo burro birra. Porco Dio, che è? Ma che è? Porca Madonna, non me lo ricordavo. Dio Cristo. Ma ci ha fregato. Dichiarazione. No, aspetta, che hai detto? Non ho capito Desirix, che hai detto? Non ho capito che hai detto Desirix. Che ha scritto Desirix? Mamma che S! Non è che sta incinta. Dai, no, è impossibile, come fai? No, ma che te sa... ma che sì, ma che sì, ma dove? Ma levate. Ok, ci sta, ci sta. Allora, Copmeister! Ciao bello, Copmeister, 40 mesi di resub, ciao bellissimo! A parte io non ho ancora capito Durex, ma te... Li ho comprati, ma non. Cioè, io di solito non li uso. Innamorato, ma di chi? Ma di chi? No, no, no. Ragazzi, io e Desirix non abbiamo fatto mai niente. Quindi è impossibile. A meno che non sia incinta con lo sguardo, non credo. Troia, Dio. Paura. A te. No, non è questa, oh. Non è questa. Domani la monto. Chi la porta qua su, quello crisantemo? Pesa più di me, pesa. Domani, insieme Babbo e Crafic, insieme, tutti e due, la portano sopra. Io adesso, al momento, con le emorroidi che ho, non mi vado a spostare. Quella pesa 50 kg, 50-60 kg li farà tutti, credo. Sì, 50 kg tutti, secondo me. Se, forse 40, 50, ma non lo so. Bella pesante, eh.
Allora, impero. Impero, perché ho deciso di tornare su impero? Ho deciso di tornare su impero. Devo fare un piccolo discorso su Twitch per questo motivo qua, perché io da impero me ne ero andato via perché mi stavano tutti sul cazzo. La polizia, poi, che non te dico, mi è dispiaciuto tanto per Ninjo, per Strong, per Kertus e la ragazza di Kertus e Capitano Cima. Gli unici 5 che veramente ci tenevo tantissimo. E vabbè, a parte, è tutta quanta la gang, vabbè, è tutta la gang. Solo per queste persone qua, mi è dispiaciuto tantissimo. Purtroppo, ragazzi, ci sono stati admin, moderatori, ci sono state la polizia, l'ex polizia che portamela via. Non sapevano fare il proprio lavoro, secondo me, il proprio, cioè, no, il proprio lavoro, perché alla fine è un gioco. Però non sapevano ruolare manco per il cazzo. E tanti diranno: ah, ma te, ma pure tu non sapevi ruolare qua e su di giù. Raga. Aspetta. Allora, discord.gg/impero. Prima cosa, lo joino su Discord. Allora, discord. Porco Dio! Chi è? Slash impero. Beh, 300 persone, 300 player, dipende dove cazzo stanno messi. Se 300 player stanno tutti insieme in un unico punto, su tanti. Se stanno sparpagliati uno a nord, uno a sud, uno di qua, uno di là, lì è diversa la situazione. Però su impero mi ci sono trovato abbastanza bene con le gang e tutto. Solo con la polizia c'avevo problemi. Chiamo Strong. Mi faccio fare la VL da Strong. Adesso vi faccio vedere come si fa la VL. Abbiamo burro birra. Ciao Strong. Adesso! Ciao Strong, come stai? Bene, bene. Senti, mi dai la VL? Nella UL. No, non ce l'ho, me la dai? Sei uscito dal Discord? Sì. Grazie. Quanto vuoi per la VL? Quanto te devo dare? Quante sub te devo donare? Ok, non ho capito. Quante sub ti devo donare per la VL? Ce l'hai già, mi risulta già nel tuo account primario. Ah L'ho sì? trasferita qua. Ah, a posto, grazie. Adesso allora mi faccio il personaggio, arrivo. Grazie. Ciao. Prego, ciao. Oddio. Ah, The Dick Small. so già in viaggio, sì. Andà a fanculo. Ah, come il cazzo mio è piccolo. No, no. Desirix, quanto è lungo il mio pene? Ti ricordo quello che ti ho detto ieri. Ricordati quello che ti ho detto ieri. Oh, no, beh, 65, 63. Porca troia, è troppo, dai. 63 è troppo. Che cazzo è 63? Ma non è vero. Ma che stai a dire? 13. Però non è giusto. Io non voglio studiare tutto. Beh, ragazzi, guarda, io ci stanno tante cose che non so della whitelist, ma mi piacerebbe sapere tutto. Ma poi un conto è studiarle, un conto è metterle in pratica. Sono due cose diverse.
A me piacerebbe tipo mettermi qua e studiare. Porca Madonna, che paura, porco Dio. Porco Dio, se è grossa sta cazzo di cassa, la devo sistemare. Per santo, grazie mille, 38 mesi! Ciao bello, grazie mille, grazie! Ritorno su Impero? Sì. Cosa succede se insulto i mod perché mi bannano ingiustamente? Ti hanno bannato ingiustamente? Fammi vedere, leggi, zio, se mo te lo dico io perché ti hanno bannato. Ma non hai nemmeno un banna. Qualche tipo è scritto Allahu Akbar, è scritto che non so che significa. Allahu Akbar. La sul bar, che significa? Non ho capito. Allahu Akbar, cazzo è? Boh, non lo so. Poi ci sta scritto, le maglie blu fanno schifo, vabbè, questo è cioè, 2 o 3 anni fa. E poi è scritto, tipo, dal 2021 che non vieni più in live. Porco Dio, Daniele, stai magnato, è scritto. Perché è da banda, dai. Che? Cos'è detto, ragazzi? Ah, Dio è grande! Allora, l'Aui Akbar! È grande davvero. E mica ho detto che è porco. Ho detto grande. Che a mo' dire Dio è grande, ban? Non ho capito. Dio è porco, è bannabile. No, cioè, Dio è porco, non è bannabile. Dio è grande, invece sì? Ah, vabbè, cioè. Ma che terrorismo, dai, su, ma non è che lo dicono tutti i terroristi, ma che cazzo dici? Ma ho visto un video una volta su YouTube di quelli che tipo caccia fuori sti marocchini là che, là, non so, in Marocco, non so dove, tirava fuori tipo dalla miniera lì, dalla miniera tirava fuori le persone che era crollata la miniera, non so se l'avete visto pure voi. E dicevano Allahu Akbar ogni volta che qualcuno tirava fuori. Ogni volta che tirava fuori uno Allahu Akbar! Allahu Akbar! Troia. Dai, insomma, che cazzo dite? Ma lo so che significa, Dio è grande, lo so. Dai, e su, c'avevo la marocca, la marocchina dentro casa quando c'avevo mia nonna che stava male. Dice sempre Allah Akbar. Allora, grazie mille Riccardo Rox, 13 mesi di resub, grazie mille. Grazie mille. Matteo, se vuole bene, grazie mille Riccardo, grazie. Un bacio enorme, grazie mille. Brutto? Mi faccio il PG più brutto che avete mai visto in vita vostra, ragazzi. Ah, gioca, io. Nome del personaggio. Sì, Ninja. Quinto Capocchia. Città. Che è Blaine Country? No, eh? Che è Blaine? Ferma, Monte Giberto. Come si scrive? Monte Giberto. Non me lo fa scrivere. Ma che cazzo è il Blaine Country? Che roba è? Montecchese. Impero top. Paleto. Paleto? Che sarebbe? Boh, vabbè, metto Los Santos. Genere maschio. Data di nascita 28. 28. Porca troia, non ci sta? 28 ottobre. Oh, porco. Non me la fai perché?
Ah no, perché sono scemo. 28 qua. E dai, non mi fa... E non mi fa cambiare la data, su. Non è 2023. Ottobre 28. Che tra l'altro, noi il 28 di questo mese, sai dove siamo? Il 28 di questo mese, ovvero il giorno del mio compleanno, sapete dove sarò? Se spera. A Lucca Comics! A festeggiare la vittoria di League of Legends! Forse, non lo so. Non lo so, ragazzi, non lo so, non lo so. Non lo so, perché tutto dipende da sabato. Sabato ci sta la semifinale. Sabato ci sono le semifinali. E poi, se tutto va bene... No, non lo so se ci sta la semifinale. Sai che non lo so? Sabato si fa le semifinali, credo. Perché i quarti l'ho vinti, 3-0. Aspetta, fammi vedere che dicono. Ah, sabato c'ho direttamente le semifinali, il 21, giusto? C'ho direttamente le semifinali. Invece il 28 sono le finali, giusto? Il 28 ottobre. A Lucca. Cacomics. No, ho detto una puttanata di quelle madornali. Della Madonna. No. E... no, 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 ho detto una puttanata della Madonna. Quindi è tipo Lucca Comics. C'è sta la finale a Lucca a novembre, quindi il 4. Vabbè. Quindi il 28 compio gli anni, il 4 settimana dopo c'è sta il... vabbè. Oh, festeggiare il compleanno a Lucca Comics mi sarebbe piaciuto. Allora, beh, andiamo avanti. A parte ogni compleanno sembra una merda, è stato. Il compleanno di 18 anni. Non si sono presentati. Avevo invitato 50 persone. Sapete in quanti si sono presentati? In 5. Io e mia madre avevamo comprato tutta la roba da mangiare. Avevamo comprato tutto, la torta, tutto. Però quando mi invitavano loro ai compleanni di 18 anni, io ero il primo che ci andava. Pagavo 20 euro a botta per il regalo, per fare il regalo in comune. Vabbè, non erano veri amici. Ragazzi, non è che mo il compleanno fa qualcosa, dai. Allora, oi, che è sta grafica della Madonna qua, oh? Ma che è, Gesù Cristo? Dio padrino. Perché ci sta sta grafica del cazzo qui? Oddio, non mi dica la mod grafica. Oddio. È la mod grafica, questo è il problema. Come si leva? Urco demonio, eccolo! No, beh, lo faccio nero così almeno si vede bene. No, no, nero, nero. Più nero ancora. Ci sta più nero? Se almeno si vede, cazzo. È troppo bianco, dopo non si vede, quindi, ecco. Perfetto, dai, lo faccio nero. Allora. Naso... naso bello grosso. Il naso deve essere bello grosso. Poi gli faccio un bello naso che viene proprio in fuori. Brutto cazzo proprio deve essere. Eccolo là.
Eccolo là, bello. Bello storto, bello, qui ci mi piace. Ecco. Eccolo là. Porco demonio, sei brutto tio. Bello cattivo che ti guarda male. Certo, uguale. E deve essere simile. Ormai è un marchio di fabbrica, no, ragazzi? È un marchio di fabbrica ormai. Cristo di Dio. Cristo Dio, sei brutto cazzo. Solo che il mento. No, la mascella. Il mento non mi piace il mento troppo. Troppo poco acugna. Eccolo. Eccolo là. Pelato. Se c'ha tipo dei capelli strani sarebbe top. Ma non ci stanno i capelli strani qua? Che cazzo è? La Barbie. Brutto deve essere. Questi capelli mi fanno ridere, cazzo. Ma te devi guardare brutto proprio quando ti guarda. Te devi guardare brutto. Deve far brutto. Eccolo là. Eccolo. Questo mi piace a me. Oh. Così mi piace. Neri. Un po' sfumati rossi. Non lo so, ragazzi, mi fa troppo ridere. Eccolo là, bello. Bello. Bello così, bello. Bello. Così mi piace. Oh, guarda là. Un po' tipo. Oh, eccolo là. Così che te guarda brutto, porca puttana, come te guarda. Posso spaventarti, puttana? È come te pare, come te pare. Sì, come vuoi. Un po' di make up, però non si vede bene, non capisco perché.
Abbiamo burro birra! Porco demonio, Dio Cristo, Dio! Non capisco perché non si vede bene. Occhi neri proprio da scappato di carcere. Forse no. Che troia, magnato dal sole, cazzo. Magnato dal sole. Dio Cristo. Che troia. Ma che c'ha la merda sulla faccia, porca Eva. Ma che è? Ciao ciccio. Porca puttana, non sono mai visto uno così brutto in vita mia. Porca Eva, Dio. No, ma queste non mi piacciono. Un po' a cazzo di cane qua, colore occhi. Blu come il mare, celesti, che te piglia, te fai vedere. Ok, poi e Sarva. È bello? Vi piace? Vi piace, ragazzi? Dai, un bell'uomo, dai. Un bell'uomo, cazzo. Io uno così, porca troia. Glielo darei. Deve far paura, deve essere brutto. Deve essere brutto che fa paura. Perché li faccio sempre brutti come la morte? oddio. Che cazzo è? Cazzo è? Ma che è? Grazie mille Rewampo TV, 5 mesi, ciao bellissimo. Grazie mille Matteone 26, grazie mille Erpizzando 38 mesi. E grazie mille anche a Riccardo Rox, grazie mille Jeep 6 mesi di resub, grazie. Non c'è la musica? Non c'è la musica? Vabbè, ve lascio col filmato. Però è brutto, Dio Cristo. Ma è brutto forte, eh? Porca Eva. Mi sembra uscito fuori dal cimitero, cazzo. Ma che cazzo ne so, che musica è, le playlist, quelle HS. De una volta. Allora qua chiamiamo Strong, vediamo se c'è. Che non funziona. Oi Strong. E senti, allora possiamo fare quella scena lì che gli avevo detto a Ninjo del peschereccio. E se no basta che mi devi spostare solamente su... Se ne porti a largo sul coso. A largo sulla costa. Ok. Ah, c'è l'aurora sboreale qua, guarda un po'. Mi piace? Bella? Slash UHD. Beh,
che roba del Dio padre. Ok, qua devo morire qua. Ok, qua. Ok, come si fa il morto? Ah, non c'ho il microfono attivo. Come si fa il morto? Il morto si può fa? Anzi, boh, allora me faccio ammazzare. Vinto capocchia, trasportato la corrente. Grazie Seba, 40 mesi di resub, grazie mille. Ecco, noi da qua abbiamo lasciato la città di Emeralds, che stavo così, morto in mezzo all'oceano. Morto dentro l'oceano. Grande Seba, grazie mille, bellissimo. Bel content, grazie mille, bello mio, grazie. Grazie mille anche a Dan Lee, 2 mesi di resub, grazie mille. Troia. Ha fatto vocale, non ce l'ho. Aspetta che devo vedere come si fa. Ma in teoria se io cerco Imbero qua mi viene fuori, no? Imbero. No, col cazzo. Chat vocale. Porca troia. Prosecco, grazie. Dove sta? Ah, hanno tolto TeamSpeak? Hanno levato TeamSpeak. Prova. Prova. Ok. Ok. Ah, sì, hanno tolto TeamSpeak, perfetto. Chi metteva quella faccia? Strong. Che stronzo. Che paura. Grazie mille Prosecco 91, 47 mesi. Grazie. Come stai Riccardo? Madonna. C'ho le emorroidi che mi fanno male, porca puttana.
Io vediamo. Dove sta? Siamo ninja? Fanculo veramente. Niente, niente. Dai, mi manda a fanculo. Non so, tipo da chiamare. Quizzi? Quizzi, mo vediamo più là. No, io devo morire. Mi devono resuscitare, mi devono venire a prendere. No, se riesce tipo a venirmi a prendere tipo con un peschereccio. Ma anche con una barca del cazzo. Salve. Chi è? Salve, ma che fa lei in mezzo all'acqua? Ah! Chi è? Salga, l'accompagno. Chi è? Dove lei sto? Cosa fa in auto? Ah. Lei fa qua così in mezzo al mare, scusi. Come si sale? Non so come si sale. Signorina. Il muscolo F? Arrivo. Salga, salga, si sieda. Sì, eccomi. Dove l'accompagno? Ma lei cosa faceva qui? Ma mi scusi. Io? Ammazza che poce. Come? Che tette. Mi sembra un po' esagerato, ma lei che faceva qua? Ma scusi. Che tette e che culo che c'ha, signorina. Non lo so, io non mi ricordo, l'ultima volta stavo guidando un aereo, non lo so, mamma mia, non lo so, sono stato trascinato dall'acqua, non so dove sto, che città è questa? Dove sta? Sta lontano, andiamo in città ora. Vai, andiamo in città, vai. Mamma mia, che dolore, c'ho fame, c'ho sete, non... Di tutto c'ha. Sì, c'ho pure una voglia, guarda, terribile. Sul piede, vede? Sì, ho una voglia, sì. Sul piede, devo farmela vedere dall'estetista. Dal medico, sì. Ma... Sì. Ma lei parla in maniera molto strana, molto... C'è una voce che non ho mai sentito in vita mia. Non ci siamo mai conosciuti. Ah, piacere, mi chiamo Quinto. Quinto Capocchia. Piacere, Aura. Aura? Sì. C'è un'aura che me lo fa venire duro. Scusami signorina, che un attimo. È un po' esagerato, sì. No, non è una cosa naturale. Vabbè, magari non dirlo, lo tieni per te, no? Per me? Poi dopo ti spippi quando vuoi, magari non qua davanti a me, per favore, nel senso. Non mi va di vederlo. Io non ho mai visto una creatura come te, sai? Ma non ho mai vista. Mai. Creatura? Che sono, un mostro? No, un animale. No, nel senso, no. Siamo tutti animali. Cioè, proveniamo dagli animali. Che poi dopo l'uomo è diventato peloso, più peloso. Poi, insomma, si è eretto in piedi. È diventato uomo, sì, ecco. Sì, sì.
Proviniamo dalle scimmie. Quindi anche tu sei una scimmia? Sì, però senza coda. Te l'hanno mozzata? No, è piccola dalla nascita, è piccola. Si ricordi nella vita, signor Quinto, piccolo ma sportivo, sempre. Piccolo ma sportivo? Sì. Cioè? Beh, può essere piccolo quanto vuoi, ma devi saperlo usare. Puoi averlo grande quanto vuoi, ma se non lo usare, cioè non lo sai usare, è inutile che lo ha. Non avevo mai sentita questa, sai, onestamente. Vabbè, comunque, io purtroppo con le donne non ci so fare. Io sono, diciamo, vecchio stile, diciamo, io penso solo a lavorare. Lavorare, lavorare, lavorare. Lei che lavoro che fa? Che lavoro fa? Ah, io, nessuno in realtà. Come nessuno? Come fai a permetterti questo yacht? L'ho rubato. Ah, l'hai rubato, quindi fai la ladra. Sì. Eh beh, guarda che fare la ladra è un buon lavoro. Anch'io faccio il ladro. Ladra di cuori. Ah, tu rubi cuori? Mm-hmm. E pure i motoscafi, però. Quello è un altro discorso. E tu rubi cuori? Sì. Il mio non si può rubare, mi dispiace. Non l'avrei rubato lo stesso, non si preoccupi. Perché? Perché il mio cuore è impegnato. Ah, è impegnato. Ho il cuore che pensa un'altra persona, ma questa persona mi cornifica. Ah, ti mette le corna? Anche troppe. Anche troppe. E allora c'è solo un modo per risolvere questo problema. Mettigli anche tu le corna. Non sono una persona del genere. Lo vuoi un bel pesce sportivo? No, grazie. Passo. Ciao Marta, come stai? Ti ringrazio però, davvero. Cioè, di niente, di niente. Senta, ma che ci faceva qua nei paraggi? Come ha fatto a vedermi che stavo galleggiando lì, non so dove? Comunque la vedo nell'acqua. Ah, dall'acqua. C'era una testolina che sporgeva. Ma qua da queste parti che cosa ci faceva? Che cosa stava facendo qua? Era andata a caccia di tesori. A caccia di tesori, quindi fai sei pure un pirata. Sì. Esattamente. Sì, questa fa gli squat, sì, col culo. Guarda là come si muove per bene. Poi lei invece che lavoro fa? Io? Uh-huh. Io, signorina... Io faccio lo streamer. No, scherzo, no. Io, signorina... Anch'io caccio. Faccio il cacciatore. Ah, il cacciatore, sì. No, il cacciatore, pure cacciatore, io caccio. Cacciatore, sì, caccio, sì, caccio. Cacciatore. E che caccia? Che animali? Beh, allora, diciamo che vado, di solito vado a caccia tipo, non lo so, no, no, animali no. Vado a caccia di donne. Animali di contrabbando. No, di donne, vado a caccia di donne, però qua io non la trovo, io sono... Purtroppo non ho mai avuto una ragazza in vita mia, mai. Mio nonno mi diceva sempre, quando vedi una donna, devi cacciarglielo fuori. Tiraglielo fuori e poi lei si inginocchierà a te. Non è mai capitata una cosa simile, mai. Infatti mio nonno l'ho mandato a fanculo. Ci ho provato. Dovresti provare la saponetta, Saponetta. No, l'ho provata in carcere. Infatti dopo quella roba io sono andato in carcere. Infatti io a mio nonno non gli do più retta, a mio nonno. Mio nonno è proprio un testa di cazzo. Vedi. Sì. La saponetta comunque è comoda, cioè nel senso se piace, piace. La saponetta quella del carcere. C'aveva un odore un po' particolare. Che è? Niente, sto cercando di capire dove arrivare per essere più vicini. Dove? Dove sta andando? Terra. A terra. A terra basta che vai a destra. E poi da qui come ci muoviamo? È vero. La sinistra che cosa c'è? La sinistra, vedo un'isola, che roba è? Alcatraz. Arca che? Alcatraz. E che è? Che è Alcatraz? È il carcere di massima sicurezza. Ah, il carcere di massima sicurezza. Sì. E là chi ci finisce, scusami? E chi fa brutti reati.
Ah, brutti, chi uccide? Chi molesta le donne? Sì, anche. Io però adesso ti sto molestando. Quindi pure io... stellino. Qualora okay, ti facesse okay. Una pippa, sì. Una pippa? Pipa. Una pipa? Pippa, con due P. Ah, pippa. Sì, una sega. Ah, io pensavo che pippavo. No, 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 è la pippa. La sega, io non, no, non me ne faccio. No, no, io sono... Ok. Ho visto qualcosa, ma non, cioè, non Ah, pratico. Non pratico, ho ok. paura. Perfetto. Ah, beh, ci Sai sta. com'è? La vita. Mia zia mi diceva sempre... troppo ridere. Mia zia mi diceva sempre: no, no, non toccare che ha peccato. E io non toccavo, io non tocco. Sì. Sì. Però diciamo che, ecco, diciamo, ma te in città quindi fai la ladra? Vuoi rubare insieme a me? Ti serve un compagno di avventure? No, no, no. Io Non si sono molto preoccupi. bravo a rubare, eh. Ti rubi i cuori. Io invece rubo tutto. Chi è? Ma come? Oh! Ferma! C'è Cosa? un uomo! C'era un uomo! Dov'è? C'era un uomo! Ma l'ho visto solo io? No, 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 non mi dice dove. E là, a sinistra, a destra, a sinistra, c'era un uomo, c'era. Che Ah, galleggiava in sì. piedi, che camminava sull'acqua. Ah, sarà Gesù. O Gesù o Mosè, uno dei due. Gesù? Oh, Gesù cammina un sull'acqua. peschereccio. Ma dove? Ma chi è? Oddio, oddio, ci viene addosso, tenda! Attenda che ci viene addosso, cazzo, la testa, porca troia! Chi è sto Ciao deficiente? Benito! Chi è Benito? Ah, vaffanculo, Benito! Sì, è lui il mio caro amico, si chiama Benito. Ma che sono andasse a fare in culo, Benito? No, no, non ti preoccupare. Mi stava per prendere sulla testa, cazzo! No, no, non ti preoccupare, sono esperta nel guidare. Senti, ma qui oltre a fare furti fai anche altre cose illegali? Perché anche te potresti finire lì ad Alcatraz. Te fai Potrei, come... No, potrei, potrei. no potresti. No, ci finisci e basta. No, no, potrei. Però non mi faccio beccare. Io sono... Succede? Scusa. Ma non l'hai visto? Cosa? Ah, sicuramente sarà un magheggio di Benito, non ti preoccupare. Ah, Benito? Sì. Ma tu l'hai visto? Benito, fagli No. non vedere pure a lei! Ah, oh, no, ma lo so di cosa parla, eh. No, tu non lo sai! Sì, si preoccupi. Benito, faglielo pure a lei! Beh, dai, siamo quasi vicini, eh. Sì. Benito, farlo pure a lei, fallo! Vediamo che dice. Arriveremo prima o poi. Prima o poi si spera. Beh, porco Giuda! Orco che? Deve sapere che io ho un parente Un che è un parente? parroco, quindi sì, un parente che è un parroco, quindi diciamo che mi ha insegnato a non bestemmiare, però ero lì, Eri lì e cioè, lì, eh? Comunque complimenti, signorina. Massima educazione. sì, Massima. Solo che questi soprattutto in questi capelli casi. rossi non le dona. Non mi piace, non sono un amante dei capelli rossi. Sai dalle mie parti cosa si dice? No? Dalle mie parti sai che cosa si dice? Rossa di capelli, golosa di casoncelli. No, da me si dice bionda dei capelli, golosa dei piselli. No, no, casoncelli. Sempre casoncelli. Casoncelli, casoncelli, casoncelli.
O io i casoncelli non ho mai visti. Come sono fatti? Ma come? Casoncelli è un piatto tipico del nord Italia. Nord Italia? Sì. Ti piacciono? Sono buoni, sono buoni. Ma l'Italia dove sta? Scusami, che io non la conosco. In Europa. Ah, in Europa. E l'Europa? Scusami, ma io conosco solo l'America, l'Asia, l'India e... boh, forse la Russia. Non so dove sta la Russia, boh. Però io non sono andato a scuola da piccolo. Non lo so, io sono rimasto sempre in America. Ah, ok. Io facevo tipo affari con... tipo una persona che portava tante armi in America, insomma, veniva tipo dalla Russia, da tante parti, ecco. Sì, sì, importavano armi, robe grosse, dei fucili grossi, enormi, dei cecchini. Ma se tu li vedevi, questi cecchini erano grossi, pesanti. Grossi? Sì, grossi, dei cecchini. Sì, sì. Sì, sì, no, cecchini grossi, sì. Ma scusa, te ma hai detto che hai un ragazzo, no? No, non ce l'ho. Ma come, hai detto che c'avevi un ragazzo, marito, lì? Ma mi ha fornificato. Se vuole lo chiamo, gli faccio parlare con lui, si chiama Scar. Come? Scar. Scar? Sì, guarda, lo chiamiamo subito nel mentre. Vai, vai. Te lo presento. Vai, vai, chiamalo, chiamalo. Scar... Scar Jones. Mi ha messo giù. Ha messo giù. Ah, se vede che sta zippato con un'altra, te lo dico io. Ovviamente, sempre. Ma scusami, il ragazzo tuo ti mette le corna e te ti sta bene così? No, non mi sta bene. E infatti stasera dovevo andare a far esplodere la ragazza. Esplodere? Non la ragazza. Abbiamo giù la birra. Chi, scusi? Il locale della ragazza. Ah, c'ha pure una ragazza il locale. Ah, come si chiama il locale? Magari ci passo a fare una visita. Scar. Blue Scar. Sì. Ma scusa, perché non gli metti anche tu le corna al tuo ragazzo? Perché io sono una donna, lui non è un uomo. Tu sei una donna e lui non è un uomo. E allora cos'è se non è un uomo? È una donna pure lui? Nel senso che non è un signor... No, nel senso che non è un signor uomo. E che è? Scusami, è una donna. Non lo puoi definire uomo essendo che fa le corna. Ah, e che è allora? Un cagacazzo. Un cagacazzo. Sì. Ma lei prima non l'ha visto lo squalo che era vicino a lei? No, te l'hai visto? Sì. Io no. Io non ho visto niente. Io sto guardando. Sono veramente abbagliato dal suo... modo di guidare, che è molto speciale. Me lo dicono in tanti. Dai, ci siamo quasi, eh. Ma secondo te... se l'uomo va con un maschio, è considerato tradimento? Beh, sì. Comunque sta ficcando con qualcun altro che non sono io, quindi sì. Scusa, no, perché no, no, perché si sta... No, è il contrario. Cioè, non lo so, boh, vabbè, comunque... Vabbè, lasciamo stare. Comunque ti stai ficcando qualcun altro che non sono io. Cioè, anche se te lo ficcano, è comunque qualcosa che non... Cioè, capito? Comunque sei bella matura. Quanti anni hai? Pochissimi. Sono minorenne. Ma! Via, ritorno in mezzo all'acqua, vai! Mi ammazzo! Del 94! Ah, 94 anni? Cazzo, li porti bene! Fermati! Attenta, attenta che mi ammazzi con queste pale. Ah, del 94! No, in realtà 98, però sì. 98? Sì. 24 anni.
Sei giovane. Tu giovane, sì. E tu? Io? Ah, io sono vecchio ormai. Ci passiamo qua sotto? Non lo so. Oh, oh, oh! Attenda che sono benna. Attenda che... ma te sei una delinquente. Ma chi ti ha dato la patente? Ma ce l'hai la patente? Duro. Sì, sì, tieni duro. Tengo duro, ma qua non ci passi. Porca troia. Porca troia. Oh! Fermati! Dove vai? Stiamo passando, guarda. Ma dove passi che qua? Sta affogando la nave. Ci stiamo annegando. Fermati! No, no, ci siamo quasi, resisti? È impossibile! Tieniti. No, no, attenta che... Arca troia, non è... che cazzo! Forse ci siamo impantanati! Oh, ma ho capito, ma la faccia mia sta... La faccia mia sta dentro l'acqua! Porca troia! Oh! Sto morendo! Sto morendo, aiuto! Non respiro! Aspetta, guarda! Guarda, aspetta, sto facendo retro. Ma che retro? Cazzo, se... Sto facendo retro, aspetta. Non riesco a togliere la cintura. Ah, perché c'ha pure la cintura, la barca. Aspetta, guarda. E non gira la barca. Aia, non gira la barca. Fai uno starnuto. E... Ciu! Ciu. Ah. Sì. E come hai fatto? Sono una maga. Aridaglie. Una maga? Eccola. Sì. Un altro starnuto? Sì. E ciao! Andiamo un po' lunghi, ok? Ok. Vai lunga, vai. Ah, ok. Sei bravissima comunque. Grazie. Allora, da qua non so se riusciamo a passare, ma nel dubbio ci proviamo. Controcorrente? No, qua se vai al centro, passi. Al centro però. Aia. Ah, eccola. No, se vai al centro, in teoria ci passi al centro. E no, intendevo se era troppo basso il fondale. Ma scusa, no, se... ce la facciamo, guarda. Ce la fai? Guarda. Sì, aspetta, guarda. Secondo me non ce la fai. No, vado indietro. Altro starnuto? No. La spruzzi, no. Ha rubato una pessima barca, probabilmente. Però, forse... Ehi. Vai, starnuto. È diventata... Sì. E ciao! Questa barca fa veramente cagare, comunque. Questa ho trovato. Non è che posso... esprimere così tanti desideri nella vita. Vabbè, speriamo che qua almeno ci si passa qua. Vabbè, qua non ci passeremo, quindi direi di lasciare la barca qua. Per okay. Almeno siamo vicini. Vai. Sì. Ma vicini a dove? Dove devi andare, signorina? E almeno siamo sulla strada, possiamo prendere un'auto. Ma lei c'ha una macchina? Porca no. Troia. Possiamo recuperare facilmente. Ok. Cazzo, io non c'ho più i vestiti. Vabbè, andiamo. Sì, andiamo. Con i tacchi è molto più sensuale. Sì, dovrei cambiarmi effettivamente. Sì. Comunque magari delle ciabatte le poteva prendere, nel senso. Ma che ciabatte? Che ciabatte? Che, non so, che giorno è oggi? Oggi è giovedì, mercoledì. Mercoledì? Mercoledì. Che giorno? Giorno, anno? 18 ottobre 2023. Impossibile. Sì. Impossibile. Allora. Sono stato. Sono stato in acqua per una settimana? Come una settimana? Sono svenuto, non mi ricordo più niente. Ah! Vabbè, l'ho salvata io, dai. Cazzo. Vediamo se mi risponde Scar. Vai. Cerchiamo una. Vai. Troia che culo. Niente. Ma gli si vede lo spacco. Mi fa le corna.
E si vede lo spacco. Salve! Della salve! Ehi! Ah, è così che funziona qua? E gli chiediamo di... Ah, oh, fermati! Perché c'è uno nudo? Biscottona! Salve! Salve. Ci protesta di dare un passaggio? A voglia, pure due, montate! Grazie! Biscottona! Sta il cassone! Ah, ma come ti permetti a chiamarla biscottona? Devo prendere qualcuno... Metterò qua sul cassone! Ma io sono già biscottona, ma che ha capito questo? Eccomi! Secondo me, qualcuno... oh, signor Don, ma buonasera, parlo! Io vi voglio bene, ma qualcuno mi deve prendere in braccio! Venga, la prendo io, Ecco, mettimi Donna. Dietro, dai! Ciao belli, noi siamo della confraternita della cappella. Ah, confraternita di che? La confraternita della cappella. Ma chi è questo imbecille qua davanti vestito da clown? Ma chi è da clown? Io sono Jerry Scottone. No, è un parroco, Ah, il parroco? Sì, sì, sì. Sì, sì. Al centrale, per favore. Reverendo, figli miei, reverendo. Che cosa? E poi questo ti fa l'estremunzione. Ma chi porco Dio è questo? Ma dove cazzo l'ha trovato? Un secondo. Ma estrema unzione, estrema unzione, ti piace Chicco? L'ho recuperato in mezzo al mare, si preoccupi. Don Cappella! Sì, sì, ricordo anch'io quando ero giovane nelle mie nottate. Noi non ci preoccupiamo, siete voi che dovete preoccuparvi del signor Jerry. Stati tranquilli, Jerry. Sono io, quello alla guida. Quello che guida. Bella. Quando vede qualcuno un po' così smutandato, gli parte un po' l'impulso. La saponetta? Sì. Porca me. No, no, stiamo arrivando. Parroco, ma che dentro la chiesa? Dentro la chiesa ce l'hai qualche vestito? Perché io non c'ho niente, non c'ho più vestiti. Ora ci facciamo lasciare qua, andiamo noi. Vuole, lei può venire anche, cioè non in mutande, ma qua è perfetto. Lei fa attenzione. Attento. Qua è perfetto, grazie. Prego, scendete. Ciao bello, sono Jerry Scottone. Scusate per quel mezzo. Non ho capito. Madonna. Sì, lei era. Signore. Aiuto. Aiuto. No, no, si deve allontanare. Ce la fa, signorina. Ti do una mano? Come si guida? Fammi vedere se mi ricordo come si guida. Lascia lavorare gli agenti. Aspetta, forse riesco. Ok. Ok. Fatto male? No, ci sono. Perfetto. Torpa d'oliva. Ciao, belli. Ciao. Andiamo a vestirci, che è meglio. Ma chi è Pierino questo? Ma chi cazzo è? Salve. Ma dove? Dove bisogna andare? Signorina, non può passare. Devi andare lì, guarda, tu stai in ambulanza. Passo di qua. Ma dove sei? La confraternita di chi? A confraternita della cappella, su a Paleto. Figli della montagna, figliolo, ci trova su a Paleto Paga 3007. Sali, ma quale figli della montagna? 3007! 3007, sì, alla cappella. Alla ma come chiesa. Si fa a entrare a far parte dei confraternita? Facciamo una cosa, le lascio un volantino. Vai, vai, lascia. Noi prendiamo tutti gente della strada, tossici, dipendenti, mignotte, papponi. Io non so né mignotte né niente, io sono... È con lei. Grazie. Non c'è problemi, puoi, se non c'è problemi non ti vogliamo. Poi dimmi ciò no, che io puoi, problemi bello. ce l'ho, voglia. Ah, meno male. E allora sei il benvenuto. Genere, a 3007 mandare, dove? 3007. Sono a Paleto. 3007, ci vediamo tra poco allora. Trova tutto nel confraternita della cappella. Arrivederci. A dopo. Dobbiamo andare a prendere il nonno, forza. Ciao bello. Dai, forza che il nonno sta diventando nervoso. Andiamo a comprare dei vestiti. Vai, andiamo. Caroia. Ma quelli sono amici tuoi, li conosci? No. Di chi è sta macchina? Ma non sono faccio. Ah, sto qua, aspetta. Vai, dov'è? Di qua. Christ! Scusa, leva dei cornuti. Passo lontano, passo lontanissimo. No, sì. Non pensante? Posso prendere la moto parcheggiata? Non pensante? Chi è che non pensante? Io penso più di te, bello. Ah, pensi, ok. Scusa. Minchia, se pensi. Dove è andata la signora? Signora! Elisa, no, come ti chiamavi? Eccola, una bella moto, Laura. Va. Guarda qua. Come ti chiamavi? Scusami, signorina, non mi ricordo. Aura. Sì. Dopo me lo segno. Dobbiamo parcheggiare, se no me la sequestra. Sì. Ah, qua si... te la sequestrano. Sì, la sequestrano, poi costa un sacco. Allora. Ah, perché? Qua ti sequestrano pure i veicoli? Sì. La città è proprio strana, Poi devi andare al dissequestro, ti costa anche i soldi. Bene. Ah, sì? Sì. Spero che non so tanti soldi, cazzo qua. Non lo so, non voglio provare.
Porca, quanto costa? Io non c'ho soldi. No, no, ruba, ruba. Ah, rubo? Okay. Ruba, ruba. Come ci mettiamo? Ruba, ruba. Allora. Ci mettiamo, come ci vestiamo? Eleganti o de merda? Brutto. Brutto. Lo faccio brutto, più brutto possibile. Brutto un culo lo voglio fa. No, in teoria no, sono stati persi. Intanto vado a vedere se riesco a recuperare. Vada l'auto, signora, perché... vada, qua ci vuole un po'. Sì, sì, nessun problema. La confraternita al 3000 dove? Al 3000... Che cazzo è? Rosa, ci stanno Rosa, ti prego, dimmi di sì. Cazzo. Chi è questo? Oh. 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 Chi è? Ti sposti, per favore? Scusami. Salve. Non ci sono Rosa, cazzo. Pantaloni Rosa, non ci stanno. Eccoli, eccoli. Ah, questa vi piace? Una bella salopetta. Na maronna. Vi piace? Questi qua sono quelli che si illuminano, dite? Ho salvato l'altro, Dio. Godo. Scarpe. Rubo. Allora, Quinto, dove c'era la moto? Sì. Ti ho lasciato, ti ho recuperato un'auto. Sì, un attimo solo che... Okay. Sì. Quindi puoi andare in giro con quella. Ma è mia, mia? No. Ah no? Okay. No. Però... Dopo vado all'usato, vedo se ci sta qualcosa. Bravo. Se alzi il telefono ti do il numero. Così in caso io per mi lei scrivi. Mi alzo di tutto, di tutto farei. Come si mette? Cioè che non si vede nulla qua. Perché si vede... Che vuol dire? No, niente, aspetta. Che hai fatto? Non trovo un outfit. Cazzo, chi è che si ricorda sta roba? Sti pantaloncini con le mutande poi. A cuori. Allora. Cazzo. Dov'era su Italy? Non mi ricordo. Mo. Perfetto. Cazzo, non trovo. Non trovo un paio di pantaloni che vada bene, cazzo. Oh, le mutande, dai. Io.
Io, ecco. Così, perfetto, accessori. Cappelli. La scopola? La scopola da Danny Lazzarin. Un paio d'orecchini da carcerato. Accessori, orecchini, bracciali, via. Ok, andiamo. Aspetta, il numero di telefono. Alza il telefono. Mazza, che bel vestitino comunque. Alza il telefono. Ma scusami, ma lei... Vabbè, niente. E beh, il telefono? Sì. Ah, c'ho pure il telefono, c'ho. Sì. Che cazzo è? Ciao, che è qua? Hello. E come funziona? Hello. Click to open. Sì. Che cazzo è qua? Che c'è scritto? Italiano. Italiano, sì. Il codice è obbligatorio? No, beh, no. Mettilo, metti 111, giusto per non fatto, dimenticare. Fatto. Che è? Sembra paia, che cazzo è sta roba? Ma che è? Ma cosa? Porco demonio, ma che cazzo? Ma chi è che ha creato questo telefono di merda? Come si fa per darti il numero? Come? Accetta. Chi è Aria? Chi è sta imbecille? Sono io. Ah, scusami, scusami. Ok. Ok, dove fa l'airdrop? Come faccio? Allora, vai sul come cazzo si chiama? Il coso per chiamare. Guarda che lo sto per buttare via sto cazzo di la telefono. La cornetta. Sta cazzo di telefono, guarda, mo te lo dico io che corna che te faccio qua. Allora. La cornetta ce l'ho, ok. Dove devo andare? E poi share contact. Sulla figa? Memo vocali? No, sulla cornetta. Ah, la cornetta. Il telefono, ok. Poi? Sì. Ci sarà il tuo nome grande come una casa. Sì, condividi. Oh, fai con Aria. Oh, perfetto. Ora c'ho anche il tuo numero. Ok, ottimo. Va bene? Salve signorina. Aspetta che... Oi, chi è sto pezzo di fica? Salve! Come si chiama? Mamma. Mirea. Come? Mirea. Mirea? Mm-hmm. Piacere, mi chiamo Quinto Capocchia. Salve. Piacere. Come sta? Molto bene, lei? Io benissimo. Oh, ma tutti con questo vestitino, ma ci va di moda? Che roba è, una festa? Che c'è, una festa? No, mi piaceva, l'ho messo. Ah, ti piaceva? Quello della signorina, non l'avevo visto. Questo mi piace, sai perché? Perché? È così, cioè, proprio, è corto proprio, a pelo, proprio, perfetto. Non copre abbastanza. Sì, no, non copre perché basta che tiri un po' su, anzi, senza che tiri su. Vai, è proprio una meraviglia, guarda, si vede tutto. Vabbè, arrivederci. No, dov'è, ferma, ci andiamo a prendere qualcosa da bere, magari più tardi, non lo so. Chi? Magari più tardi. Come? Ma lì hanno appena fatto oggi la proposta, mi dispiace. Carissimo, non mi... La proposta di che? La ragazza che... Sì. La faccio diventare inappendiabile, eh? Allora. La proposta di cosa, scusi? Dicevamo. La proposta... del matrimonio. Tu come del matrimonio? Perché? Ci va di moda a sposarsi? Sei arrivato no, 10 minuti. Un'ora in ritardo. Scusa, gli dirò... Cazzo, me... Ma... Ma scusami, che cosa ci vede di bello nel matrimonio? No, non è lui, neanche lui. Ma magari, frate. Ma il matrimonio fa schifo, è passato ormai. Siamo nel 2023, ormai è andato il matrimonio. No, lui l'ho trovato in mezzo al mare. Io? Piacere, che c'è? Dimmi. Che è naufrago? Naufrago? Sì, piacere. Piacere. Vengo da una città molto lontana. Piacere, capitano. Piacere, che capitano, che naufrago, no, sono venuto qua in aereo, cioè, stavo sull'aereo, stavo scappando via da una città vecchia che, insomma, si chiama Emeralds, non so se la conosci. Ok, ne sentivo parlare, sì. Stavo scappando via da là, ho preso un elicottero, ho rubato, poi
Niente, purtroppo il motore è andato in avaria, sono disperso in mare. E adesso eccomi ma qua. Ma perché urla? Ah. Eh? E si calmi. No, io non sto urlando. Comunque c'è il naso che fa... Devo urlare! Oddio. Oh, ma che cazzo le urli, Oh, mi ha detto lei che sto urlando, non è vero che urlo? No, sta urlando. No. Madre Teresa. Cristo di Calcutta. Dio. Andiamo, andiamo. Allora, dove sta la signorina? Eccoci. Questa? Ah, questa è la tua auto. Perfetto. Ma fa schifo, ma è una merda. Allora, questa ho trovato. Quinto, non c'è una Porsche, una Ferrari, una Lamborghini. Sì, vabbè, al momento non cago Ferrari. Io non vado in giro con sta merda di macchina qua. Ecco. Allora, senti. Questa per esempio mi piace, fammi un po' vedere. È chiuso. Troia, porca troia. Curvo lui. Comunque, meglio quella che appena. Signorina, vuole venire con me? Vada, non si preoccupi. Poi sicuro? In caso lo raggiungo io. Sì, dopo chiamami. 3004, sì. Dov'era l'ubrete? Sì, devi andare a Paleto. E dove sta Paleto? Allora, apri la mappa. Vai su. Ma su, non su. Se... Ma che è sta roba? Non si apre, perché? Come se leva, mo? Porca troia. Ah, porca puttana. M. Ma con M mi apre tipo l'impostazione qua della macchina. Devi aprire... Per aprire la mappa devi premere il muscolo ESC. Ah, mappa. Ok. Ora vai su in alto. Sì, vado in su. Alto, c'è ci sono il civico 3000, 3008, 3013. 3002, eccolo. Ecco, al 3025 c'è il blue scar, quella puttanona che si fa il mio tipo. Dov'è che la puttana che si fa il tipo tuo? 2025. Ragazzi, carne. 2025 o 3025? 3025. 3025. Grazie, dopo ci vado. Ciao. Ma che è sto bordello? Sì. Oh, Odelemi. Oh, che cazzo era? Ma chi era? Oh, che fai? Ma mi monti sopra la macchina? Ma va a culo, vai. Oh, testa da cazzo. Io. Andiamo a vedere sta cazzo di confraternita là, vediamo. Cazzo è la confraternita di chi? 3000, allora 3007 c'è il prete. 3025 ci sta la troia. Fanculo le pubblicità. E allora fai la sub, no? Costa 4 euro. Dai. Fanculo le pubblicità. 4 euro, raga, dai. Mo che cazzo è? 4 euro se uno guarda la live una volta al mese, posso capire. Ma se uno la guarda un'oretta al giorno, 4 euro non è niente. Capisco, magari ci sono i genitori che dicono: mamma, babbo, mi servono 4 euro, devo fare la sabba a matta HS. Che? Zitto! Pah! Una sberla, porca troia. Ma ci stanno genitori così, La voglia. E guardo da sotto un ponte. Madonna. La frase più brutta, triste, che abbia mai sentito in vita mia. Vabbè, io andiamo. Senza tetto? Mi spazio in due, grazie. Oddio. Non ti dico che uno deve donare 100 sub, ma una sub, raga, costa 4 euro, dai, mo 4 euro. Ecco la Shishkeri, ma non c'è il VIP, ferma! Come non c'è il VIP? Ah no, è impossibile. Che bell'auto. No, ferma, come non c'hai... Il VIP te lo metto subito. Come si chiama? Aspetta, come si scrive? C'è un nome, guarda. She's K.
Volete sapere una cosa, ragazzi? Una volta ho detto napoletani di merda in RP. Ma era ironico, ma io penso che le persone normali sappiano dividere ciò che dico in RP e ciò che... cioè, cosa è vero, cosa è falso. Avevo detto napoletani di merda per una cosa che era successa, perché lì c'erano un gruppo di napoletani che avevano la rimozione forzata. Avevo detto, m'ero incazzato contro di loro, ho detto napoletani di merda, andatevene a fanculo tutti, vaffanculo voi, chi cazzo l'ha inventato. Ma ripeto, ma era in RP. Cioè, l'RP veramente crea astio tra streamer, persone. Cioè, non lo so, boh. Robe incredibili. Tutto ultra? Ah, non lo so. Ma l'ha fatta Quizzi, la mod me l'ha messa. Che cazzo è? Allora, alcune regole fondamentali da seguire per iniziare. Avere un comportamento tossico, generalmente qualsiasi tipo di tossicità, questo incluso anche le piattaforme streaming, esempio Twitch, può portare all'allontanamento della community di... ah. Senza neanche farlo apposta. Poco fa stavo a di... è vietato uscire dal roleplay. Qualsiasi forma di insulto verso persone earless è veramente vietato. Se non è intimidire una persona di giocare all'interno del server. Vietato intimidire ad una persona di giocare all'interno. No, è severamente giusto intimidire una persona, perché devono giocare su Impero. Perché se non giocano su Impero, dove vanno? Su Emeralds? Su Grau? Su Van? No, devono giocare su Impero. O rovinare l'esperienza di gioco altrui. Ok, questo è vero. Ricorda di utilizzare sempre il buon senso. Oh, questa è una cosa che... esatto, il buon senso. Vai, andiamo. Grazie Dave, grazie mille della sub, grazie, bellissimo. Ho zippato, ma con chi zippo io, raga? Ma guardatemi, ma secondo voi c'ho la faccia di uno che zippa? Saranno mesi, ma che ne so io, raga. Guarda. Sì, ho capito che i soldi fanno miracoli, ma... a chi messa in cula? No, più che altro sono io che non sono tipo da botte via. Più che altro quello è il problema. Non sono tipo da botte via e... cioè, rifiuto... perché dopo mi affeziono. Allora, ma quelli erano veri, quelli lì erano veri comunque. Cazzo è sta strada con sta macchina di merda, poi. Se può sempre zippare da dietro. Non so tipo. Però. Ma che cazzo è il rally di Monte Carlo? Che madonna è qua? Immaginate giocare a GTRP col volante. Si può fare, eh? Si può fare, credo. Si può fare, si può guidare col volante. Devo inventarmi qualcosa del genere, ma è troppo complicato. Devo avviare un programma, un macello. Una rottura di palle. Non è che vorrei... ma non è che vorrei riavere il fisico di una volta. Lo riavrò. Ci metto un po' di tempo, però. No, aspetta. Sto cazzo di navigatore di merda. Chi è? Oh! Oh! Ah, vaffanculo, vanno di sotto. Che cazzo è questo?
Chi cazzo sei? Ma che c'è sta qua? Ma che è qua? Qua c'è la confraternita del parroco? Ma chi è? Oh! Ma che cazzo è? Al 3007? Mi ha dato l'indicazione sbagliata quella. Porca troia. Boscaioli arrabbati con la nerchia da fuori. Cazzo. Immaginate? Qua c'è sta Peakville che sta per aprire. Non so quando apre Peakville, boh. Mi piacerebbe andarmi a fare un salto là a Peakville. Ho visto un paio di cosette sulla live di Velox. Sembra carino. Sembra. Un RP particolare, un po'. Ma io passo col rosso, sai che cazzo me ne frega a me. Qua è tutto strano, che cazzo è? Oh la madonna di Dio, che è? Buongiorno! Che cazzo è qua? Ah! Oh, ma sti San Pietrini, ma che cazzo ce l'ha ficcati? Porca troia! C'è nessuno? Aperto? Se può entrare? Non c'è la cosa per bussare tipo, oddio, in inglese. Come si dice bussare in inglese? Come si dice? Cazzo, in inglese? Grazie Dave, Knock. Oh, c'è nessuno? Oh! Ah, è aperto. Ma che cazzo è? Oddio, perché c'è sta un Cristo morto? Ma qua che è? Ma che è? Le cose delle offerte qua? Parroco! C'è nessuno? Oh, c'è un pianoforte. Non ci si mette. Salve! Dove vai? Tu fai parte della chiesa? Dove vai? Fermati! In nome di Dio, fermati! Ma questo è tutto fuori da testa, tutto matto.
qua, fammi vedere se mi ricordo come si suona. Fammi vedere se mi ricordo come si suona. Grafic, mi porti gli occhiali da sole che stanno sotto in palestra? Sì, sì, te li porto subito. Grazie. No, non è vero. Coden Lensai. Pandiality, open your eyes, look up in the sky. Poor boy, it's a... aspetta, non per mi gli occhiali da sole. Come si chiama la canzone? Queen HS. Grazie. Sei su fantasy. Aspetta, 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 non ci vedo un cazzo. Questi cazzo d'occhiali della madonna del... Questi qua sono gli occhiali del becchino. Questi qua sono gli occhiali del becchino. Che non ci si vede niente, zero, porca troia. Zero, zero. Copre tutto, copre. Allora, open your eyes, just look in the sky and see. I am just poor boy, I need the sympathy. So easy come, easy go, light and roll, light and roll. In the way the wind blows, does it really matter to me, to me? Mama, just kill the man, put a gun again instead, put a dead. Mama, life is just begun. But now it's gonna throw it all away. Mama, the man to make to cry. I just ask to begin to die tomorrow. Carry on, carry on. Many matters. Ok, ancora mi ricordo come si suona e come si canta, ancora mi ricordo qualcosa, ancora mi ricordo. Peccato che qua non ci sta nemmeno uno che ascolta però. Allora, no ragazzi, io ho studiato pianoforte e...
e quando c'era pianoforte c'era pure solfeggio e canto. Ma io non so cantare, ragazzi. Era l'unica materia che facevo schifo. Canto e solfeggio. Ma il solfeggio me la capicchia. Dal Vangelo secondo Matteo Cressi. Dio prese il pe... No, no, non si può dire, non si può dire. Sì, ma qua non ci sta nessuno. Parroco! Parroco! Ma? Ma cazzo sta? Per prendere la rincorsa. Apro te, porco demonio. E porca troia. Non si apre, Dio Cristo. Caeva. Non si apre. Ma la confraternita, dove cazzo sta? Detto che c'era la confraternita qua. Ma io non la vedo. Berta? Lusso. Dove sta la mignotta di quella? Chi è? Vabbè. Parroco sei tu? Donna. Parroco. No, no. Sono il parroco. Ah, lei la conosco però. Si chiama Agna? Agna? Chi, io? No, la signorina Agna. La signorina Agna? No. No, ah, scusami. Agna, Agna. Scusami, ma c'è un bar per caso tra qua vicino? Sì, certo, in fondo. Venga, in fondo. Ah, e come si chiama? Mojito, mojito. Andiamo al mojito. Venga, venga. Mojito, mojito. Ci segua. Vai, arrivo! Catroia sei... Ok. Ma cazzo sei qui da sta cazzo di macchina? Porca troia, non frena! E non accelera, non frena! Porco demonio, che cazzo hai preso? Catroia! Non frena, non accelera, non frena, non accelera! Oh! Chi? Chi è? Chi è? Che ha detto? Ha detto? Mandarti il conto e tu lo paghi. Ha detto? Ah, venimo qua. Che? Che ha detto? Può urlare un po' di più e fuori? Sì, che ha detto? Dimmi un po'. Ho sentito bene? Che vuoi? Che vuoi? Fa cazzotti, io? Signore. Dimmi un po' che cosa ha detto. Signore. Dimmi un po' che cosa ha detto. Vai, dimmi. Ho detto niente, l'ho detto. Signore, venga fuori. Signore, venga fuori. Chi è? Che vuoi? Oh, Dio, scusi, signor sceriffo. Sì, salve. Venga fuori un attimo. Sì, arrivo, arrivo. Venga, venga, che così ci tranquillizziamo un po'. Venga. E qui il 3025? Il 3025 no. E più avanti. Sto desiderando il 3025. Sto cercando quella troia di... Non mi ricordo come si chiama, aspetta. Come si chiamava, ragazzi? La proprietaria del 3025. Come si chiamava? Quella grande vacca, porca troia. Non mi ricordo. Oria? Oria? Boh, vabbè. Io, Belli, posso chiedervi una cosa? Sì, dimmi. Oh, Matteo. No, scusa, no, Matteo, scusami. Signore, se vuole fare... Vuole parcheggiare meglio la macchina, se deve rimanere qui. Sì, certo, certo. È solo che non è la mia, l'ho rubata, che... non funziona. Aspetta che la parcheggio meglio. La parcheggio meglio, sceriffo, aspetta. È solo che non frena. E non frena, vedi? E non frena, vedi? Va avanti, dietro, vedi? Porca troia, attento, attento, attento che ti metto sotto. Senza benzina, senza benzina. Attento, attento, attento che ti metto sotto, aspetta che la parcheggio. Porca puttana, porca troia, non è. Cazzo, di chi era il maggiolone? Porca puttana, perché non cammina? Aia. Porca Eva, oh, ok. Ti fermi? Sì, ecco io. Salve, salve. Pronto? Eccoci.
Ha un documento, signora, grazie. Un documento? Sì, purtroppo sì. No, perché sono appena... sono naufragato. Ah, è naufragato. Sì. Ti do 2 secondi per spostare sto cazzo di catorce da davanti al mojito. Ma se no che me fai? Perché sennò te la vedi con gli sceriffi, perché questo è un posto privato. Uno, sì? Secondo è messo a posto un maggiolone che non dovevi neanche toccare. E secondo ti comporti bene se vuoi stare qua a Paleto. Ma sì? Se voglio stare qua a Paleto, ci penso io, Cobby. Allontanati per favore. Grazie. Sì. Come si chiama, signore? Io mi chiamo Quinto, sì? Capocchia, piacere. Quinto Capocchia, ok. Sì, piacere. Lei come si chiama? Sceriffo? Piacere, sceriffo Angelo Russo. Ma c'è scritto Jesper. Allora, tu non me la racconti giusta. Te non sei uno sceriffo, te sei uno sceriffo farso. Signor Quinto, vada al distributore. C'è scritto Jasper. Jasper, è in inglese, sì. Il mio nome Jasper, è il secondo nome. Jasper, è il cugino di Gasper, sono io. Come ti chiami? Angelo. Angelo Jasper, poi il cognome come fai? Sì, sì, Russo. Angelo Jasper Russo. Che sei? L'ex... sei il fratello dell'ex mia? Sì. Veramente? Sei da Roma? No. Allora non sei. Allora, Pier Quinto. Sì. Sono 2 le cose. La macchina questa qui. Scusa, faccio benzina. Tu, maglietta rossa, puoi mi fare un saltino gentilmente? Perché? Perché devo fare un saltino, scusi? Ti vedo malissimo. Niente, io ho fatto... Signor Quinto? Che devi tirare un pugno col pugno, se non devi farlo. Posto, molto meglio. Quinto? Sì, mi dica, signor Sheriff, piacere. Allora, questa macchina qui è fuori uso e non la può utilizzare. Le conviene chiamare un taxi. Ne prendo un'altra, dai. Le conviene chiamare un taxi. Ciao, bimba. Ma che è vera? Ciao, come stai? Sì, chiamo il taxi. Ecco. Chiamo il taxi, io, così. Quindi, boh, bene. Aspetta, ti chiami? Ciao, bimba! Che succede? Ciao, insomma. Ciao, bimba, come ti chiami? Scusa, io blu. Sono stata messa sotto. Scusa. Sì, dimmi. In ospedale. Come ti chiami? Ospedale o macello? Ti paghi in emergenza da 2:30. Zora, ti chiami? Sì. Poa? Zeta, no, dico le macchine tutte e Zoa. Due. La macchina è Gaia. Zoa, vieni qua. Però questo Zoa. Li metto a prendere una tanica. Li metto... Faccio vedere una cosa, Zoa. Vieni. Non credo proprio. Zoa, vieni. Mi sto vicino a zio. Vieni qua un attimo. Ciao, Zoe. Ciao, Zoa. Piacere. Io mi chiamo Capocchia. Come stai, amore? Bene, tu? Bene. Sei andato a scuola oggi? È a posto. Sì, ho tutti i compiti. Brava. E Dylan? Come si sta comportando? Ciao. A Dylan è sempre uguale. Venga con me, per favore. Venga. Meno male. Io? Ma io non sto facendo niente, sto guardando, non posso guardare. Venga. Ho detto che è una vita. Oh, non posso guardare, non posso parlare, non posso... Posso respirare almeno? No, volevo... Ah, nemmeno posso respirare! Per favore. No, volevo qualche informazione in più, venga con me. Che? Informazione in più? Sì, hai detto che non hai il documento. No, non c'è niente. Ah, non c'è niente? Zero. Ho capito. Ma com'è possibile non hai il documento? Perché non ce l'ho. Ce la deve avere, per forza. Non documento ce l'ho. Identità. Scusi, io sto parlando con lei. Okay. Se ti dico che non ce l'ho, purtroppo è un problema che lei non abbia i documenti, però, signor Venga, Capocchia. Io lo sistemiamo noi. Allora, io sono stato naufragato. Sì, e ora sistemiamo la situazione. Sì. Come la stampante in macchina. Ah, in macchina c'è la stampante, bella. Un attimo che sposto la macchina. Grazie. Aspetta, Angelo. Chi vuole essere il miliardario? Oddio. 3294. Collega. 83. Mi ha passato 41. I documenti, signor Capocchia.
17. Ce l'ha, me l'ha passato a me. Signor Capocchia, mi ha dato il documento, 43. Ribassa le cose tra poco. Sì, sì. Un momento che sto a grattare, un attimo. Cazzo, ma come funziona qua? Devo beccare il numero? Allora, ecco lei il documento. È un 7. Dimmi che. Oh, ce l'ho da 73. C'ho 74. C'ho il 73. C'ho. Zitti tutti che c'ho 73. Forse ho vinto. Un miliardo forse. Ha vinto il Superenalotto. Che ha fatto? Merda. Il Gratta e Vinci. Non lo so. Il Gratta e Vinci. Il Gratta e Vinci ha vinto. Dollaro? No, il colore fa schifo. I cerchi ci stanno, sì. È un 1? No, forse sai cosa? Dovresti metterglielo da gara. I cerchi da gara. 10? 100? Sì, quelli, punto. Cambia anche spazio. Ma che merda. Alla fangura. Merda del Cristo. Magari uno più piccolino. La butta via. Sì, dici. Chi vuole essere scammato, no? Miliardario. Ma che cazzo l'ha inventato sto cazzo del. Vabbè, ci siamo, dottore. Ma ci sto. Ok. Signor Quinto. Sì. Sì, sono d'accordo. Non capisco come mai non riesco a passarle il documento. Aspetti un attimo. Perché non ce l'ho, forse? Neanche uno. Posso consigliare un colore? Blu scuro e viola viola. Viola scuro. Blu mezzanotte e viola. Adolescenza viola. Allora, un attimo solo. Un colore fichissimo. Sei riuscito a passare io? Collega mi dice che non posso. Glielo stampiamo noi. Glielo stampiamo, sì. No, non c'è. Che non devi stampare? Io non lo voglio. Deve avere un rosso. No, signor Capocchia, lo deve avere il documento importante. Venga qui, signor Capocchia. Sei qua, collega. La camminata. Sì, effettivamente. Sì, allora ok, andiamo. Detto io, vediamo un attimo se ti piace, al massimo lo fai come cazzo vuoi tu, nel senso. Io non ce l'ho il documento. Non pensavo ci fossero così tante persone qui. Come si chiama qua? Paleto. Colletto, non lo so, boh. Appoggi qui il dito sul tablet. Così prende l'impronta. Ok, aspetta un attimo che voglio fare il simpatico. Oh, cazzo, me lo sono arrivato ieri. Ecco che ci appoggio! Qua c'è appoggio il pisello, va bene lo stesso? No, signor Capocchia, ci basta il dito. Ci basta il dito. Toto, vai. Sì, mi dico. Dovrei essere maggiorenne per farlo, no? Ok. Ti metta qui di fronte che le faccio la foto. Così. Sei sicuro che vuoi farmi la foto? Sì. Se ci sono dei soldi. Comunque, demonio, sei brutto. Qua di fronte. È brutto, ninja. Ah, vai, vengo. Qua di fronte, qua. Sì. Dove liscio? Papà. Sì. E c'è stata la luce però. Non si vede bene, non si vede. Porco demonio sei. Ehi! Sì, allora, ti faccio. Se vedi la mia faccia, guarda, capisci tu. Catroia, sei brutto, cazzo. Cioè, se guardi la ferita che c'ho sulla faccia, capisci tu. Why you tripping? Oh my god, you are. Quindi tu ti chiami James? Sì, non sono scappato da un incendio, anzi. Tom Vetri. No, ti chiami Andrea. Anthony. Non mi ricordo come ti chiami. Ciao, figo. Quindi. Angelo. Scusa. Oh, grazie. Visto. Adesso è il documento che ho stampato. Ma c'è un problema in tutto ciò. Perché? Che problema c'è? Impero City. Che cazzo è Impero? È lo stato. Ah, sto su Impero? Sì. Cazzo. Ma Impero dove sta, scusami? È la città imperiale. Dove? In che città? In America.
in America. Porca troia. Com'è possibile? È possibile. Allora. Evidentemente sarà stato sbalzato dall'imbarcazione. No, dall'aereo. Io stavo volando con l'aereo. Ma ha detto che è naufragato. Come è naufragato con l'aereo? No, è caduto, è esploso l'aereo e mi sono salvato per un pelo. Ah, ok. Allora ma sarà... si è salvato solo lei? Solo lei si è salvato? Scusa, Ninja, dipende quando. Perché io domenica sera, dici? Che è successo? Perché io... il signor Quinto Capocchia è l'unico sopravvissuto dal... Sabato io ho il torneo con il Delol. Da uno schianto aereo. A che ora? Il signor Quinto ora? Capocchia è precipitato con l'aereo quando è arrivato in città ed è l'unico superstite. Ma non lo sento parlare. Se vuoi domenica ci vengo. Nemmeno io. Domenica adesso le 10, le 11, ma de prima non riesco. Se volete venire voi Capocchia. Domenica, volete venire domenica da me, ci sta Enrico che cucina. Ti chiedo la blu se voglio di lavorare. Volete venire domenica da me, ci sta Enrico che cucina, faccio da mangiare per tutti. Guardate. Se volete. Signor Capocchia. Eh? Sta bene? Tutto ok? Sì, tutto a posto. Le stavamo chiedendo, lei quindi è l'unico superstite dello schianto aereo? Sì. Beh, è un uomo fortunato, a quanto pare. Avevo rubato l'aereo, poi niente, stavo attraversando con i milioni dentro, cioè avevo dei milioni di euro dentro e purtroppo niente, sono stato schiantato e niente. No, allora è sfortunato, molto sfortunato. Eh sì. Facciamo più tardi? Mi sono... diciamo che quando ho rubato l'aereo... Beh, e ora che è qui in questa città... C'era il mio compagno di avventure che... È morto. Io ho dovuto sparare. Ci sarà tempo per il cordoglio. L'ho dovuto uccidere. Ma adesso che in città, che progetti ha, signor Pinto? Io? Non lo so, io voglio fare cose al momento super legali, insomma. Poi in futuro si vedrà, dai. Insomma, la vita... Perciò vuole fare il bravo cittadino, signor Capocchia. Sì, ma allora, poi le amicizie sbagliate ti portano a, insomma, magari, capito? Deve trovare quelle giuste amicizie. Cerchi di rimanere nella legalità quanto più possibile, questo... Le gioverà anche lei di questa cosa. Che cazzo è? Che cazzo è LB Phone qua? Che cazzo è? This bella will be all over the web. Che cazzo? Ma? Ok. Attenzione lì. Gabriel Officiale! Grazie. Mi raccomando, acquisti un veicolo eventualmente, non giri con veicoli rubati, perché così WhatsApp sentiamoci, Ninja. Sì. Evita di iniziare male. Senti, ti dicevo, ma qua su sta città che cos'è che si fa? Perché io non ho mai vista sta città, è la prima volta. Scusa, non ho fatto apposta. Questa è una città tranquilla, signor Quinto, una città dove vivono gente per bene, che lavora, onesta. È una comunità di vita, di bravi cittadini. Sì, una piccola comunità. E qui non succede niente di che qua. Qui si lavora, ci si diverte. Sparatori, armi, spaccio. No, questa è roba da film, quella. Da film? Sì. Lei ti ha visto troppo Gomorra, mi sa. Sì. E voi mi sa che non sapete chi sono io. Ah? No, non sapete chi sono io, no, perché... Che senso? Ma lei ha detto senso... che vuole essere una persona onesta, scusi. Noi confidiamo in questo. Lo sappiamo che lei, cioè, non è Quinto Capocchia, ce l'ha detto lei. Sì. Adesso ho anche il documento. Sì, Quinto Capocchia, sì, anche... ma io qua vedo un... Mamma mia, quella là con i capelli celesti, guarda, me lo fa venire duro, giuro. No. Ma chi è? Come si chiama? Non è vero, Alba, non è vero. Ma che dice lei? Quella là con i capelli celesti, come si chiama? Quella là con il vestito bianco? Come si chiama? Non lo so. Lo sai come ti chiami? James Jasper. Vieni qua,
C'è sempre Angelo, mio. Vabbè, allora arrivederci, poliziotti. Io. Arrivederci. È stato un piacere, arrivederci. È un vicino alla zia, vieni qua. Non passa da te, ti sento, stronza. Oh, me. Ciao. Ciao, Orchio. Mamma, io non ho detto che. Io non ho detto che. Che cacone. Io ho solo detto che non ride. Che non ci riesco a farlo ridere. Sì, solo sì. Perché non ti credo? Collega, noi siamo il soggetto. Mamma, te lo giuro. Che dobbiamo restare? Che sta facendo? Non sta facendo niente. Mi rinchiudello. Davvero? Che hai fatto? Ce l'hai con me, No, no, col ragazzo con la maglietta bianca. Mamma, ti rinchiudello. Che poi davvero? Non hai mai detto che è un cacone. No, però dite che fa tanta cacca. Sempre con me. Che puzza di cacca, vero? La gente, lo può restare a lui che invece ce l'ha sempre con me. Che puzza di merda. Questo signore biondo? Vado a sporgere la luce. Questo signore che ha capelli blu. Vado a sporgere la luce. Mamma, smettila. Ah, no, io mamma non ho mai detto questa parola qua brutta, io no. Ho detto che... Stava dicendo bugia, lo sa Alma. Puzza. Sto ridendo. Fa un pochettino di puzza. Quando fai l'attacco ho detto questo l'ho detto, però mamma non puoi dire che non è vero. Ma pure tu puzzi. Sì, mamma, e io poi la butto nella cucina, lo faccio nel vasino, no. Lui lo fa. Le vedi le radici che stanno scendendo dal mio culo per terra? Io però non c'ero, quindi non potevo ricordarmi. Che cazzo, ti verso le radici oggi. Io non me lo ricordo, mamma. Tanti scuraccioni, te l'ho detto, eh? Ma mai lo so, non ho fatto niente, mamma. E qua da un altro bacino alla zia. Zia, però tu però no. Per favore, dai, per te. Favore, zia, per favore. La mamma lo sa che scherzo. Ehi, bimba! È 5 minuti che ti sto a sentire. Mai cagato 4 cazzi di minchia, basta! Ma guardi, ma che te stai un po' zitto, per favore. Davanti, E non me ne frega un cazzo, parla, chiacchiera, mi ha rotto il cazzo. Mi ha rotto il cazzo, dai, ma fatela sta zitta, finché io ciuccio dentro. Ma finché io ciuccio dentro la bocca, ma state zitta, porca troia. Ma finché a te il ciuccio in bocca, va a vedere. Coglione di merda. Ma vaffanculo, mamma, da. Pure sembra normale parlare così davanti a una bambina. Capocchia, che dobbiamo fare? Una mamma ha detto coglione di merda e io ho detto di male. Vai, vai, vai fuori dal locale, Capocchia. Capocchia, come fai a sapere che mi chiamo Capocchia? Tu invece mi hai detto che coglione. Ho fino adesso. Tu mi hai detto coglione di merda, io non ti posso dire la figaccia di mamma, dai, non ho capito. È vero, me lo puoi dire quante volte vuoi. Esatto. E allora, voglio da bere, voglio. Sto qui, sono un cliente. Venga fuori. Sono un cliente, eh? Signor Capocchia, signor Capocchia. Io sono un cliente. Signor Capocchia, signor Capocchia. Signor Capocchia, signor Capocchia, cosa gli abbiamo detto prima? Che questa è una comunità tranquilla e tranquilla deve rimanere. Le chiediamo la cortesia, la gentilezza di non esagerare, per cortesia. Se ha intenzione di disturbare le persone, vada da un'altra parte, perché non è il luogo adeguato questo qui, ecco, tutto qui. Lei può fare quello che vuole, può giocare a biliardo, può bere, può divertirsi con le persone, può fare amicizia con le persone, ma disturbare la gente che è qui per divertirsi non credo sia corretto, signor Capocchia, tutto qui, Ma scusa, ma che è? Glielo stiamo dicendo tranquillamente, senza problemi, ma scusa, se lei collabora. Ah, scusami, tramette, ok. Io qua voglio solo prendere da mangiare e da bere, poi me levo dai coglioni. Come detto, non c'è nessun problema, guardi, coglione. Non c'è. Ora, però, ma voglio guardi che non c'è nessun problema. Ah, voglio sapere una cosa, però. Ma qui che è una comunità di recupero per malati instabili? No, sono persone che si mettono qui fuori e parlano tra di loro, ci sono bambini piccoli, come ho potuto vedere, sono genitori, padri di famiglia, madri di famiglia. Ok, sono persone da bere, signor Capocchia. Se vuole, può andare dove vuole. Vorrei prendere da bere, voglio un cocktail. Io l'ho passato io. E io voglio un cocktail, che non fanno i cocktail qua? Non ne fanno qui. Io sto qui, aspetto. Nessuno mi vieta di sta qua. Non c'è nessuno a servirlo. Può rimanere qua, ma ora fra poco il locale chiude.
Ah, chiude. Chi è che l'ha deciso che chiude? La proprietaria. Quella era la, lei insultava pure la proprietaria. Ah, quella grandissima vacca? Era la proprietaria? Oh, signor Capocchia. Capocchia. Signor Capocchia, per cortesia. Quella è una sbudellona che mi deve fare... Mi deve fare una bella bomba, cazzo! Mentre mi faccio la doccia! No, signor Capocchia, signor Capocchia, Capocchia. Non dica queste cose qua, per cortesia. Io gli ho appena fatto un discorso. Ma no, c'ha un culo che parla da solo! Ma non lo va vedi? Bene, ma ma c'ha un culo che te dice... Lo pensi, sì, cazzo, lo quando ti vorrei fare una bomba, Capocchia. Cazzo! Ma lo pensi, ma non lo dica. Non sono cose... Tra l'altro ci sono bambini lì fuori. Ma non sto dicendo a te, mica a lei! Eh no, vabbè, ma si fa sentire, se si fa sentire poi... Perché sa tu non te la faresti fare... Dimmi la verità, non te la faresti fare una bomba da quella? No, io me la faccio fare solo dalla mia fidanzata e sono contento così, signor Ma vaffanculo, non... ma sei un gay, sei... Ma che gay? Non sono gay. E comunque, signor Capocchia, ti piace le la chiedo nervia. La cortesia... Le chiedo... E dillo, dimmi che ti faresti fare una bomba da quella di fuori e io me ne vado via! No, signor Capocchia, non e lo dirò allora mai. Allora io sto qui, cazzo! Vabbè, lei stia qui, poi la chiuderanno dentro. Voglio sapere! Però poi non chiami lo sceriffato quando è qui dentro da 6 ore. Voglio un po' di scotch, ce l'avete lo scotch? Vodka, no. Scotch? No. Come no? E che è una città di che? Dai, nemmeno un po' di cocktail! No, non ci sta. No, credo che siano rimaste solo Red Bull. Che città dei sfigati, porca troia, veramente. Guardi, c'è lo Santos se vuole una movida un po' bisogno. Più attiva, signor vedi, già mi piace. Dov'è lo Santos? In che civico? Deve andare a sud. Sì, ho bisogno. Però mi raccomando, ci vado col taxi, se ci deve andare. Ho dei buoni pasto. Aspetta. Fin quando non aspetta, non aspetta, acquista fammi un sentire, suo fammi mezzo. Sentire, zitto un attimo, fammi sentire per favore. Mi perdoni, ma la sento poco. Non li sentivo? No, buoni pasto, ma che cazzo di roba? Che cazzo è? Senza... Io non posso... Ah, ok. Allora passerò più tardi a recuperarti. Ma da qua di stazione? Che cosa aveva bisogno? No, no, solo... No, dimmi. Ho bisogno signor di Capocchia, due. Ascolti, venga un attimo. Fammi sentire, cazzo. Voglio sentire. No, signor Capocchia, non deve sentire gli affari degli altri. Perché mi fa ridere con i buoni pasto? Ma cazzo, ma guarda che cazzo di capello! Venga. I capelli venga, rossi, venga. Dai, legati così. Dai, facciamo, ma che cazzo è? Le facciamo. Oh, non fai uscire cazzo, dai. Sì, sì, aspetta un attimo. Ci metto. Oh, signora, che non posso manco parlare? Adesso che mi leva proprio il diritto di parlare, mo non posso. No! Capocchia, venga un attimo fuori. Sta succedendo? Sono stressato, c'ho bisogno di vodka. Un po' di whisky, per favore. E poi me ne vado via. Sono stressato, vedo i draghi. Il Capocchia. Voglio il whisky. Non ci sta il whisky. Sì. Voglio il whisky. È finito il whisky. Allora dammi qualsiasi cosa che sia alcolico. Un po' di vodka. Una birra. C'avete la birra? Sì, c'è una birra. Passami una birra. No, che una. Che una. Almeno 4, solo 5. Una, almeno 4. Eh? Solo, solo una. Ecco te. Ma come una? Una sola. Ma pure qua. Vado fuori adesso. Ma ovunque. Beh, ti devo trovare. Quinto. No. Chi è? Chi è? Quella che ti ha salvato. Okay. Ah, ciao Cagna, come stai? Come, scusa? Cagna, come ti chiami? Aura, Aura. Ah, Aura, 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 Aura. Aura? No, te ti chiamavi Agna. Aura. Agna chi era allora? Non lo so chi era Agna. Aura, scusami. Come stai, Cagna, Aura? Di certo. Quanti me ne date, Nick? Capisco che prima mi hai detto che veniamo tutti dagli antenati delle scimmie, però... Senti, senso... ma qua è una città di sfigati, ma qua dove mai cazzo mi hai mandato? Che è successo? Che hai fatto? Allora, io sto a cercare la proprietaria, che è quella lì che, insomma, mette le corna a tuo marito, no? Cioè, tuo marito gli mette, cioè, ti mette le corna con quella, con la proprietaria del locale. Non è mio marito, qua, e non vedo... è la proprietaria del locale, ma è quella che c'è là dietro di te. Ah, è quella col vestitino bianco. È blu.
Blu, no, è bianco. Ti chiama Blu. Ah, Blu. Scusami, Blu, non ti volevo dare la troia prima. C'è qualche problema, signore? Che sta succedendo? Non ti volevo dare della troia, mi scusi. Blu, solo che Blu, qui c'è Ania qui, c'è Aura che dice che... Scusami, Aura. Gesù, Giuseppe, c'è Aura che dice che praticamente tu le metti corna al ragazzo. Questo non è un problema che ti riguarda. Corna. No, no, mi riguarda invece, mi riguarda altamente, perché insomma... Sì, ho capito. Perché il ragazzo mette le corna con... Cioè, io vorrei un attimo... A te non ti deve interessare, non è un problema tuo. Il cavocchia, venga fuori, per favore. No, invece mi interessa. Scusate, okay, no. Non è un problema mio, ok? Ordinare. Però mi interessa. Sì. Io e te non abbiamo nulla di dispartire. Ti prego, come no? Portatelo fuori perché non ce lo assolutamente faccio. Assolutamente no. Allora, cortesemente... Signor Capocchia, andiamo fuori, gentilmente. Andiamo fuori o la dovremmo portare con la forza fuori? Dai, andiamo. Con la forza? Ma non sto facendo niente, questo è abuso di potere. Signor Capocchia, le ho già detto che non deve infortunare, lo stiamo infortunando, quindi gentilmente andiamo fuori. No, gente, lo porto via io. Quinto, vieni con me, vieni. Vai, vengo con te. Che troiaccia. Lì stai. Allora, che stai combinando? Che stai combinando? E te mi avevi detto che dovevo venire qua su per indagare quella troia che mette le corna con tuo marito. A chi stai importunando? Nessuno, io stavo seduto. Non vero, ti sento. Sceriffo. Sceriffo, stavo seduto. Sceriffo. Non ti si sente. Signor Capocchia? Collega, mi sente lei? Sì. Ok, allora è il signor Capocchia che non sì, si sì. Posto? Signor Capocchia? Io ero seduto, stavo seduto, stavo tranquillo, stavo seduto sul bar, volevo un po' di vodka. Un po' di... volevo un po' sballarmi. Signor Capocchia, ascolti, ora le... Venga un attimo, le devo dire una cosa. Perché venga, tutta questa vicinanza? Venga qui che fa un casino, venga qui. Dimmi. Allora, però le faccio sistemare la macchina, le faccio fare il pieno e lei va dove vuole, va bene? E tu perché non te ne vai a fanculo? Ah, non solo. Come se ringrazio? Ma quella non è la macchina mia! L'ho rubata, non è mia! A meno che nella confraternita qua tutti sono fratelli, allora tutti si possono prestare la macchina. È un traghettatore. E viene dall'inferno, probabilmente. E chi le ha detto sta cosa, signor Capocchia, scusi? Che? Nella confraternita voi me l'avete detta? No, noi abbiamo detto che questa è una comunità di persone lavoratori. Sì, lavoratori. Non abbiamo mai detto che regalano le cose. Dei malati mentali, una comunità dei malati, porca puttana. Signor Capocchia, mi posso chiederle una cosa? Come mai questa rabbia repressa nei riguardi di persone che non conosce, comunque? Oddio, non conosco, ma sono sfigati di merda, non li vedi? Non bevono, no, non scopano, non li vedo, onestamente. Non fumano. Niente, ma che roba è, dai, su, ma che veramente, dai. Ma che mondo, ma un bar non c'è nemmeno la vodka. Ma è da chiudere, da fargli chiudere i propri battenti. Lei è arrivato tardi, signor Capocchia, è arrivato tardi e la roba è finita. Capocchia, ma guardi, la signorina è stata un passaggio. In un locale nel quale effettivamente... Ecco, guardi, le chiede di portarle in un locale dove c'è la vodka. Dai. Ah, ma non è finita qua, non è finita qua. No, va bene. La minaccia, non è finita qua. Ok, la saluto. Buone cose. Arrivederci, signor Capocchia. Piacere di averle conosciuta. Arrivederci. Al 547 con noi. Sì. Mi scusi. Ecco, Agna. Aura, scusami. Ciao, Aura. Arrivederci. Buon viaggio. Buona veduta. Ciao, sfigati. Allora, sti falliti di merda, porca puttana. Non c'hanno nemmeno... Ma non c'hanno nemmeno da bere, ma non è possibile, sti imbecilli. Allora, su, ma dove cazzo l'hai trovati questi? No, questa è una città. Allora, questa è una città di perbenisti, ok? Perbenisti, dei malati repressi, porca puttana. No, perbenisti. Che vuol dire perbenisti? Perbenisti significa che non hanno neanche da bere? Neanche un po' di vodka, sì, un po' di whisky? Sì. Dai, su, neanche per bagnarti un po' di labbra, dai, ma che è? L'avranno finito. Perbenisti, torna indietro, no, io dico io. No, torna indietro. Ti porto dalle donzelle. Perbenisti, c'è sta quella che mette le corna a tuo marito. Non ti preoccupare, poi gli faccio saltare in aria all'officina. Ma quello è l'ultimo dei problemi. Ti preoccupare. Perbenisti cosa? Ti preoccupare. Allora,
Mi hanno detto che c'è un locale nuovo. Un locale con delle donzelle che ballano. Ah sì, questo mi piace già. Già così si ragiona. E sicuro ci sarà l'alcol. Senti, ma questa macchina non so che marca è, ma sicuramente la costa miliardi. Ah, Ferrari! Sì. Wow. Ma quanto costa? Tanto. È tua? Sì. E tu non me la racconti giusta. Te hai detto che sei disoccupata. Ruby? Sì. Ma non me la racconti giusta, perché come fai a permetterti una Ferrari? Segreti di famiglia, professionali. Di famiglia? Sì, sì, segreti professionali. Professionali? Sì. Hai messo la cintura? No. Male. Ok, grazie che me l'hai ricordato, grazie. Sì. Mi scordo sempre. Sì, è una guida pessima, potresti volare da un momento all'altro. Speriamo di no. Vabbè, in caso io non ti salvo. No? No. Mi uccidi? Nascondo le prove. Qualora fosse necessario. Madonna, ragazzi, però quelli là erano proprio, guarda, quelli là erano proprio un dito in culo, ragazzi, veramente. Un dito nel culo erano. Sì, 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 aspetta. Quindi non hai fatto niente, non hai... Non lo so, non hai insultato nessuna ragazza, vero? Gli ho detto che è una troia. Allora, primo consiglio che ti do. Sì. A Paleto, anzi, a prescindere, ti consiglio di magari evitare di dire determinate parole. La gente si offende molto facilmente. Ok. Non tanto i maschi, le ragazze sono abbastanza permalose, ok? Ok. È un piccolo consiglio, nel senso che ti ammai, poi... Ma quindi lì è sempre popolato? Cioè, da quella comunità strana? Sì. Ottimo, sì, buono sapersi, grazie. Ci riprenderò per il culo a vita lì. Allora, non mi ricordo qual è il locale. Ce ne sono due. Ogni giorno io vado a portarmi in faccia il naro. Tequila. Wow! Ma come guidi? Aura, lì! Aura. In teoria è... No, per avanti. Eccoci. Sì, lo so che è grossa, lo so. No, non è grossa, no. È pure carina di fisico, dai. Non è... No, non è questo. Dove cavoli ci sta? È la ragazza di Kertus. Eccoci. Bene. Prendi. Vai. Prendi la cintura. Ok, via. Ah. Hai più di 21 anni? Beh, direi, ce n'ho 30. Allora, ok, andiamo. Che è questo locale? Ammazza, oh. Ma che è? Fenomenale, cazzo. Oh. Oh, zio, come stai? Uè. Come stai? Ania, ma io qua vedo tutti i quadri con le puttane, ma che è? Vi presento un conoscente. Piacere. Salve, conoscente. Piacere, sono... Mi chiamo Guido Capocchia, piacere. Io Piero Soprano, piacere. Piero Soprano. Piacere. Adesso le vado a prendere... Lei è molto bello. Salve. Lui è mio zio. Ah, è suo zio. Salve, sono lo zio. Ah, sì. Lo zio. E tuo padre come è fatto? Mio padre è bello, alto, muscoloso. Vive sotto un ponte. Come il fratello, eccomi qua. Ah. Lo zio è così. E il nonno invece? No, non c'è più. Non c'è più, è morto. Porca, mi dispiace. Mi dispiace. Si vede, guarda mio zio, si allena pesantemente tutti i giorni, va in palestra. Sono troppo bello. Sì? Sì. Poi ti presento Antonio? Salve. Antonio, ti presento Quinto. Zio. molto piacere. Zio, vieni un po' qua. Fica. Mi fai un attimo vedere come fai i muscoli? Certo. Venite così vi servo a tutti. Questo ragazzi mi sembra che... Guarda, qualche roba. Sì. Sai che mi assomigli?
Assomiglio? Assomiglia a uno che sta dentro la cassa da morto, pronto per essere proprio cremato, tipo. Ma come si permette lei? Sì. Mi scusi, è un po' esagerato. Esagerato? Ma come esagerato? Vabbè, girati. Ragazzo, il ragazzo lì, se lo fate avvicinare. Ragazzo, le sembra un ragazzo? Non lo so. Vabbè, io chiamo ragazzo, sembra giovane. Sempre giovane, beh, mi fa piacere. Moderiamo i termini. Ciao, da. Come stai? L'hai chiamata? Che vacca. Modera i termini, signore. Come cazzo l'hai chiamata, testa di cazzo? Io una così non l'ho mai vista in vita mia, mamma mia, l'hai guardata. Modera i termini. Bello. Quinto, cosa ti ho detto prima? Lo sto ammazzando. Scusi, signore. Cosa ti ho detto prima? Quelle parole? Ah, ok, mi scusi. Sei una bella ragazza, complimenti. Sei una bella ragazza, complimenti. Ma fa la prostituta? No, non ho detto la troia, ho detto prostituta. Di casa. Io ho detto prostituta. Fai l'artista? Sì, sono una ballerina. Come si chiama lei? Ah, fai l'artista, quindi. Eccola, mo tutte artiste, ecco. Testa di cazzo. Come si chiama lei, signore? Artista del pisello. Ah, me ne ha cominciato con le tagliatelle. Capisce la mia lingua, signore? La tua lingua? No, la capisco, la sua lingua, la capisco, sì. Molto bene. Ok. Ma c'è la sifilide? Non so, vuole qualche specialità da bere? Come si chiama, signore? Mi scusi? Sì, volentieri. Vieni qua. Sì. Io mi chiamo Quinto Capocchia, piacere. Unicorn Cocktail 2. Piacere, lei come si chiama, signorina? Forse siamo partiti un po' male col piede storto. Ah, ok. Solo che quando vedo una donna io mi emoziono, poi se la vedo vestita così ancora porca due troia. Primi e due cocktail? No. Quanto ne volete? Sì, sì, grazie. Ma tu hai battuto il piede? O è quello di non ho capito. Dea Warrior. Se ti pare normale come tatti una ragazza, ma cosa fa? Testa di cazzo. Questo esce senza soldi. È normale. Ma che cazzo vuoi? Ti spacco di botte, coglione. L'hai capito? Tu mi spacchi le botte? Sì, te spacco di botte. È normale che la tatti così una ragazza, dimmi. Che la chiami in quel modo. L'educazione te l'hanno imparata. Ma vaffanculo, chi sei? Vaffanculo, bello, vaffanculo. Calma con le parole, capito? Ti cambi i connotati, calma. Ti faccio diventare più bello, non hai capito? Devi spacco di botte. Ma tu lo sai con chi stai parlando? Con la testa di cazzo. Come si fa la capocciata, ragazzi? Ditemi come si fa la capocciata. Ditemi come si fa la capocciata. Ma tu lo sai con chi stai parlando? Cornuto. Con la testa di cazzo. Cornuto. Come si scrive la capocciata in inglese? Ti sei messo nei guai, amico. Testata in inglese. Ti lascio per terra freddo. Testata in inglese, come si fa? Non me ne fotto un cazzo di chi sei. Sicuramente ti sistemo quel naso di merda che ti ritrovo. Ah sì? Sì. Vaffanculo vai! Vaffanculo, te rifaccio il naso, te rifaccio. Vieni qua. Ragazzi. Vieni qua, cazzo vai, porca troia. Vaffanculo. Grandissima. Figlio di puttana, troione di merda. Vieni qua, troione. Ragazzi. Coglione. Ma vaffanculo, vieni qua, porca troia. Ti tiro certo d'estate, porca puttana. Vieni qua, pure tu, cornuto. Ta, porca Eva. Vieni fuori. Vieni fuori. Ti spacco di botte. Vieni fuori. Sì, tu mi spacchi le botte. Fallo prima. Ma sei buggato, Dio. Dai. Uscite. Signore, esca dal locale, fuori. Gentilmente. No, io non esco, io sto qua. No, devi uscire fuori, io ti aspetto fuori. Non me ne vado, signore, ti aspetto fuori. Non mi ci faccia portare fuori di peso da sto no. Uscite dal locale e fate quello che dovete fare fuori dal locale, gentilmente. Mi scusi. Ma ha capito, signore? Eh? Ti tranquillizza?
Se vuole stare qua dentro, deve stare un po'. No, io sto super tranquillo, io sto bene, tu? Io tutto a posto. A posto, ciao. A lei ora. Dove è sto coglione? Dove cazzo è sto coglione? Sì, amore, sto a pecora, vieni qua. Ancora qua. Grazie mille. Sì, io tutto a posto. A posto. Cazzo. Grazie mille. Ok, grazie buon anche a voi. Arrivederci. Ancora dentro, salve. Ancora dentro, ancora dentro. Salve, salve. Salve, voi avete bisogno? Sì, salve. No, grazie mille. Allora, un po' di cocktail mi voglio sballare stasera. Ma un bel cocktail bello pesante, bello duro, bello forte. Ok, quanti ne vuole? Uno? Uno, due, ma quanto è forte? Quanti gradi sono? Abbastanza, abbastanza. Allora, me ne serve, ma anche uno. Me ne basta uno, però uno che proprio... Uno che spinge, capito? Sì, sì. Sì. Grazie. 4,50, le faccio la fattura. Sì, grazie. Sei tu, bello, che ti cercano fuori. Che cazzo, chi è questo? Chi è? Mi hanno detto che ti cercano fuori. Ah, vaffanculo, mandali tutti a cagare quelli. Ma che cazzo ne so? Mi hanno detto, vedi se c'è uno con i capelli rasati e portacelo fuori. Questo a destra, È arrivato la fattura. Che questo mi sembra che ce li abbia i capelli, cazzo. No, no, non ce l'hai, non li vedi? È arrivata la fattura? Sì, sì, mi è arrivata, grazie, l'ho pagata. Ah, ok. Yo, chi è che ha fatto cazzare mio fratello qui fuori, Ah, vaffanculo. Yo. Non l'ha pagata, scusa. C'è un cappello, Non è che c'è un cappello? Capottana, C'è un cappello? Non l'ha pagata, mi sa. Yo. No, sì che l'ho pagata, Questo qui? No. Non l'ha pagata. Yo. Cazzo fai, bello, fai incazzare mio fratello qui fuori? Sì, sto parlando con te, bello. Io ho fatto un cazzato fratello, ma io mi sto aspettando il cocktail, che cazzo vuoi? Ma non l'hai pagato quel cocktail? Come no? Glielo pago io. Grazie, grazie. Cornuto e inculato. Fratello, che quello è un tipo che va in escandescenza subito, capisci, no? Quello sì, quello è un coglione, sì. L'ho visto prima, stava litigando con una tipa lì, io non so niente, io sto qui... Mi stavo facendo i cazzi miei, onestamente. Sì, sei un tipo tranquillo, lo so. Sì, sì, ti chiedo scusa da parte sua, dai. Tranquillo. Allora, questo cocktail arriva? Bello. Io. Qual è il cocktail? Grazie. Oh. Che cosa ha fatto? Ah, sì, questo sì che mi sballa forte. Ah, oh, sì, cazzo. Oh. Grazie. Oh, sì. Ma si può ballare? Prego. Posso ballare un po'? Signore, posso non... Grazie. D'acqua naturale, bello. Però li so. Non bevo. Ma se balla sul palo? Ma devi scendere da qua, ragazzi. Non puoi stare là. Mi senti? Non puoi stare lì. Sì, ti sento. Esci da là. Forza. Uè, bellezza, facci vedere come si balla. Esci. Esci da qua, per favore. Un momento, adesso scendo io, scendo da solo. Ecco, scendo. Grazie. Come si fa a vedere tipo la cosa? Ma che fai, ten jumpy? Coglioni. Come si fa? Aspetta, a vedere tipo le ricerche, le ultime ricerche passate su Spotify. Sfoglia tutto, le ricerche passate. C'era una canzone che mi faceva proprio impazzire. Sulla gomma? Ascoltate, eccola. Già qui mi sa che siamo già avanti con la cosa. Non vi avvicinate troppo che poi mi si sballano tutte le mani così.
se cazzo, dove sta le mignotti? Voglio le puttane! Sì! Dove sono le mignotte? Portamele troie! Questa era giusta... Sì! Stasera metto in gin da una, due, tre donne, tutte insieme! Sì! Agornuto! Le posso chiedere una cortesia, gentilmente? Uno di scendere dal palco e due di usare dei termini consoni. Ma su, chiamelo un pesellone! Ah, sì! Ti do 10 secondi per essere uscito da qua io. Sì, vai! Uno, due, zitti tutti, sta portando il ritornello, parte il ritornello, zitti, lo senti? Sto chiamando la polizia. Tra poco parte il ritornello, zitti, silenzio. Zitti, ok, scendo. Scendo subito, scusi, scendo. Adesso scendo. Ti ho 10 secondi, muoviti. Sì, scendo subito, ecco, sto scendendo. Uno. 2 io 3 ma ancora 4, qua dentro sta questo 5 ti preoccupare tanto è uscito, sto aspettando fuori. Sì, io 7, vai che si balla 8 scendi da sto palco 9 dai. Ma dai, toglietelo fuori a sto coglione, vai. No, scendi. Scendi o devo continuare a fuori? Oh, vuoi uscire o no? No. Non l'ammazzare, solo un pugno. Devo uscire, continuo. Chi è che ha tolto la musica, porca puttana? Esci, muoviti, dai. Mamma mia, oh. Esci, dai. Ma ci avete tutti ludito in culo, secondo me voi due la notte vengulate a vicenda. Dai, ma esci, vaffanculo, che locale di merda. Esci. Stai tranquillo. Ma vi auguro che possiate fallì, porca puttana, veramente, oh. Per bravo. Testa di cazzi. Leone dov'è? Dov'è Leone? Yo, che cazzo fa quello col fa? Cazzo, è questo qua. Ah, tu, La mia macchina, bello, ti vuoi fare un giro? Sì, sì, grazie. Alza le mani, fatto un simpatico, testa di cazzo. Alza le mani, fatto un simpatico. Alza le mani, dai, vieni. Vieni, cammina, vai lì dietro, vedi quella cazzo viola. Vai a sinistra, sinistra, avanti. Figlio di... Vai dietro. Fermati, ti sparo, bello. Ma sparami la minchia, affangulo. Sei inceppato un cazzo, se sei inceppato! Ma sei inceppato un pisello dalla figa della mamma, da porca puttana! Sì. Sei inceppato all'arma. Cazzo, mi ha fatto male, porca puttana, devo andare in ospedale. Dio Cristo. Botta sulle morroidi. Allora, dove sta l'ospedale? Madonna, oggi stiamo a fare il delirio, cazzo. Allora, ospedale, dov'è?
Non c'è l'ospedale? Non esiste l'ospedale, là, è impossibile. Cazzo dice. Farmacia non è l'ospedale. Ma non è l'ospedale, ragazzi, la farmacia. Ma chi mi banna? Ma te pare che mi banna? Non sto a fare niente, c'ho sempre motivazioni RP. Mal che vada mi possono arrestare, ma no. Mi possono arrestare e mettere i lavori forzati, ma non a banna. Che sto a fare male? Warzone, ma non mi piace. Non mi piace perché non ho mai vinto su Warzone. Pure sul tutorial l'ho perso, ma pensa un po'. Le armi, ci vuole tempo per exparle, ma un casino, eh. Qual è qua? Vedi se c'è un dottore, vedi se c'è un dottore. Vai a vedere se c'è un dottore, forza. Per caso c'è un dottore? Porca puttana. Che è successo? C'è un dottore qua, c'è nessuno, cazzo. Che è successo? No, vedi un cazzo di dottore, forza. Che è successo qua? Oh, che cazzo fai, bello? Ma che cazzo vuoi? Vaffanculo. Pazzo di merda, io. Ma chi lo conosce sto stronzo? Troia, che cazzo gli hai preso? Che cazzo gli hai preso? Gli hai preso qualcosa per caso? Sì, tutto. Fammi vedere. No. Alza un po' le mani. Fa... Sì, oh, bella sta macchina. Sì. Io è mia, bello. Affanculo. È mia la macchina, bello. Posa quel ferro. No, mi ha preso qualcosa da... No, non ha preso niente, mi sa. Sì, ho preso tutto! Ma come ho preso tutto? Ma dovevi scappare, bello? Io allora, fermati un po', bello. Fermati un po', bello. Sì, sì. Fermati un po', bello. Esci fuori la pistola e un coltello dentro l'ospedale, vieni. Fermati. Yo, fermati un attimo, dai. Ah, vai, ammazzami dentro l'ospedale, vai. Dottore! Non c'è il dottore, vieni qui. Chi ti vuole ammazzare? Stai fermo che parliamo. Non lo toccare, non lo toccare. Non lo toccare. Toccare il mio amico, stronzo. Lascia stare, cazzo. Che cazzo fai? Oh, vediamo se arriva qualcuno. Bello, spero per te che non hai preso nulla. Hai capito? Oh, stai fermo. Vabbè, portiamolo via, portiamolo via, portiamolo via. Portiamolo via, qui non c'è nessuno, portiamolo via, sennò... Andiamo via, andiamo via. Io sali sul veicolo, sali sul veicolo. Che cazzo faccio così sta roba? Vai. Io, oh, oh. Che cazzo fai, bello? Che cazzo... Oh, non riesco ad aprirla, porca troia. Oh. Non aprire. Ok, si è aperta, no. Ok, si è aperta, prendilo, prendilo. Che cazzo fai? Che cazzo vai? Stai fermo. Prendi. No, prendo io. L'hai chiuso, bello. Sì che l'hai chiuso. Ma che cazzo fa sta macchina fa così, porco... Yo! Fermati! Perché ci sono sopra? Fermati, la mia ma cazzo di auto, l'ho presa stamattina, bella! Ma fa ancora, moda, faccio vedere la macchina tua! Fermati, cazzo! Fermati! Porca, metti la cintura, bello, metti la cintura, questo ci fa ammazzare, bello! Sì, altro che ammazzare, porca puttana, moda, faccio vedere dove ti porto! Fermati! Ti porto a fare un giro di giostra, tieniti, porco diavolo! L'ho comprato stamattina, ti prego, bello, fermati! Porca troia, cazzo, io ho fatto mettere anche questa cazzo di livrea!
No, me la rovinare. Ma come cazzo no! Sei qui? Dai, oh, dai, 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 dolore, dai, oh, dai, tutto, tutto viola. Cazzo fai? Porca troia. Stai fermo? No! La testa, cazzo. Fermate, fermati. L'hai preso oggi? Sì. Fermati, io non ti ho preso niente, cazzo. Fermati, cazzo. Questa è la mia auto. Yo. Non ho fatto niente io, cazzo. Fermati. Ah, sì, 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 la madonna. Caccia il ferro, bello, caccia il ferro, puntagli la testa, io non ce l'ho, cazzo, non ce l'ho. Yo, caccia il ferro, cazzo, puntagli quella cazzo di testa. Sì, adesso te lo faccio io il ferro. Sì, bello, saluto la macchina. No! No! Guarda il bucio di culo che... Porca troia. Tutto. Ho messo la cintura, cazzo. Per fortuna. Mi sta distruggendo la macchina, cazzo, mi sta distruggendo la macchina. Dove sta la polizia? Io questa te la farò pagare, brutto strozzo, se non paghi danni, eh? Sì, sì. Oh, cazzo. E mo' ce ne andiamo a fare un bello giretto. Mia povera auto. Oh. Siete in ostaggio, cioè... Sì, altro che coltello. Siete in ostaggio, siete puntati dalla mia pistola. Ma quale pistola? Ma quale pistola? Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ma che non c'è un cazzo bello. Che hai rubato. Ma quello che hai rubato. Ce l'ho, ce l'ho. Quella che ho rubato all'amico tuo, adesso ti faccio vedere. Ma come? Figlio di puttana, ti ha rubato la pistola questo stronzo. Sì! Non a me, non a me. A me non me l'ha rubato. Fermati, bello, parliamone, dai. Questo te lo faccio vedere io. No, la polizia, cazzo, che cazzo fai? Ah, cornuti, a pezzi di merda! Che cazzo? Ma cerca di ragionare, bello, cerca di ragionare. Non mettete qua, che non cazzo no! Qua. Oh, dai, cornuti! Porca troia! Cornuti, a pezzi di merda! Cazzo! Dove stanno i piedi sbirri là? I sbirri! Piedi piatti, no, dove stanno? Non mettermene qua, non mettermene qua, è bello, non mettermene qua! Stai fermo, ti prego, bello! Stai fermo! Sì, sì, prima trovo la polizia! Sì, che c'è. E sparalo in testa, porca puttana, che cazzo stai aspettando? Che cazzo faccio? Sparalo, cazzo! Ciao, strozzi! Ma che cazzo è? Oh, ma io bello, sei puntato. Chi lo conosco? Ma che puntate? Ce l'ho io, ce l'ho la pistola, non che tu! Che cazzo di? Tu cazzo sei puntato, non oh! Io! Oh, ti sparo, bello! Io! Io, no, bello, sparato! Bello, bello. Ma che spari? Io c'ho la pistola, non tu! Che cazzo di? Ce l'ho io una pistola sulle mani, non la vedi? Tu non la vedi! Io non la vedo, bello! Senti, dai, il giochetto è... È finito! È finito, dai! Sì, sì, il cazzo! Troppo, forza! Posa questa macchina e vediamo di metterci d'accordo! Mettiamoci no! La pietra su, forza! Sto pronto. Cercando la polizia, sto cercando! Si vede nulla, tutti e due! Che cazzo vuoi fare con la polizia? Che per furto di... per furto di persona! No, porca troia, ma questo qui è matto! Questo qui è matto per gare, cazzo! Sì, sì, mo' faccio vedere, mo' faccio mandare il coach, sta niente! Dove sta la polizia? Porca troia, ma questo è matto, cazzo. Dov'è la polizia? Ferma immediatamente il veicolo, cazzo. Non è tuo quest'auto, è mia, cazzo. Guarda come me l'hai combinato. Dici, è tua? Poi glielo dice la polizia, glielo dici. Non ci sono poliziotti, cazzo. Ma perché è uscito questo? Ma dove cazzo la... Perché l'avete fatto entrare nel locale, porca troia? Non lo so. Il locale è pubblico, bello. Oh, bello, vai con calma. Questo basta guardarlo in faccia. Sì, sì, è morto, è tutto morto. Non ci sono poliziotti a quest'ora? Io, fermati, 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 fermati. Non è possibile che non ci sono poliziotti. Sì, ma vai piano, bello, vai piano. Vai piano. Vai piano, cazzo. Ci fa ammazzare, bello. Sì, perché voglio che ci fa ammazzare. Dove stanno i poliziotti? Rispondete, se no vi ammazzo tutti e due. Ma che tutti cazzo lo so io dove stanno i poliziotti, cazzo. Sei ancora in tempo, centrale? Cazzo, ferma l'auto. Vabbè, ma è l'una e mezza. Al centrale io sta? Passami il ferro, bello, passami il ferro. Ci ce l'ho io, ce l'ho la pistola, il ferro, ce l'ho io. Cazzo dici, ce l'ho io in mano. No, ce l'ho io. Ce l'ho io. Ce l'ho io, ce l'ho io.
Solo io il cazzo, fermati e basta, prendiamola qui. Oh, mamma mia! L'hanno ucciso, ammazzato, guarda. Come se. Dove sta la polizia? Grazie, Maria. Sì, sì, vi porto tutti e due in carcere, te lo dico io. Mocco. Io sono molto bravo a fingere poi. Ah. Infatti, mi hanno detto le cazzate che hai detto nel locale. Che cazzo hai detto alla mia amica lì, eh? Come cazzo l'hai chiamata? Sei una grande puttana di merda. Brutto figlio di puttana. Prima o poi finirà la benzina, bello. Andiamo, fermati lì, dai. Fai il ser, esatto. Fermati qui. Siete sbirri? Siete sbirri di merda? Oh, ma che cazzo vuoi? Oh, sbirri di merda! Guarda, se, ci ha rapito! Oh, no, non sparate, non sparate, non sparate! Ma sbirri di merda, sparatemi! Vai, io, sparatemi! Io, la macchina! Sparami! Sei un batto di merda, bello! Tu sei pazzo! Ma che cazzo... Che cazzo ti dice il cervello, strozzo? No, belli, non ci sparate, non ci sparate, belli. Belli, no, non è colpa nostra, non è colpa nostra, io non è colpa nostra. Ammazzateli, porca puttana, ammazzateli questi due imbecilli. Ammazzateli, m'hanno rapito, ammazzateli. Cazzo, ragazzi, finalmente. M'hanno rapito, ma che cazzo, ragazzi, m'hanno ammazzato, m'hanno rapito, ammazzatelo. Ammazzatelo, ammazzatelo. Ma non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, io non ho fatto niente. Vai di là, vai di là. Ma non ho fatto niente, ammazzatelo, ammazzate quello là, ammazzate quello. Oh, non te lo ripeto più, vai di là. Io non ho fatto niente, io voglio andare a casa a dormire. Sì, sì, vai di là, va. Si è rubata la mia auto. Non è vero, non guidavo io, ma se guidavi tu. Veicolo. Sì. Non è vero. Questo strozzo ci ha preso in ostaggio. Ma stavi guidando tu, ma che cazzo dici? Questo qui è un pazzo, bello, è un pazzo. Quello rosso, è pazzo. Non è vero, guidava lui, guidava lui, guidava lui. Non è vero. È venuto nel nostro locale, ha saltato la... Non è vero, non è vero, non dire cazzate. Oh, se muoio per silenzio tutte e due, ve sparo, ve la lascio qua, porco dio, a morì. No, 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 non mi ammazza a me. Sì, silenzio tutte e due. No, nemmeno me, non mi ammazza, nemmeno me. Io c'ho mia moglie, c'ho mia madre, c'ho tutto che mi aspetta. Mo inizia con la solita cantilena questo strozzo, non crederlo. Mo ammazza tutte e due, sti due. No, 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 a me non mi ammazza, non mi ammazza, non mi ammazza, a me non mi ammazza. Vabbè, pensate zitti, non mi ammazzo, però state zitti. Ma se mi regali qualcosa di soldi, bello, una pistola, perché mi serve. Che ti serve? Un ferro, cazzo. Se vuoi faccio un buco, se vuoi faccio un buco in testa. Fai finta che non ho detto niente, fai finta che non ho detto niente. Ok, da adesso in tipo state zitti. Ok. Ok. Io sono... Portate sta macchina. Io conosco Aura, te la conosci Aura? Io sono amico di Aura. E lui mi ha rapito. Vale, qua, là, ascolta, che dobbiamo fare? La conosci Aura? Aura, la conosci Aura? Sai chi è Aura? Ok, salite dentro sta macchina, tutte e due. Ma io non ho fatto un cazzo, bello. Tutte e due. Io? Ma io non ho fatto niente! Sali. Guarda che merda mi hai cacciato, brutto stronzo. Ma io non ho fatto niente, tu sei stronzo, non io! Tu mi volevi ammazzare! Pezzo di merda. Sali. C'entro cazzo. Aiuto. Oh Rex, l'avevo caricato in macchina. Aiuto mamma papà. Bravo. Aiuto. Oh, dove sta zitti? Zitto mangio pure. È stato lui? Muscolo set car. Io? Muscolo set car. A me dici? Oh, aspetta a me dici. No, no, non tu. Ok, calma. Ehi. Che fa? Non entra dentro? Sali dentro. Sali! Oh, oh, ammazzo, scendo l'ammazzo, lo giuro. No, no, adesso entra, adesso. Non entra, non sta entrando. Adesso, okay. Adesso. Vai. Ha scritto in radio, ha scritto qualcosa in radio. Ma se non manca ce l'ho la radio, coglione. Lui mi vuole ammazzare. Che sensazione di merda mi hai messo, brutto stronzo. Ma stai zitto che tu mi volevi ammazzare, no io. Sono amico di Oscar, il poliziotto, lo conosci? Oh, te devi stare amico zitto degli però. Spiri, è questo. A posto siamo.
La Samuna, vai al solito. Dai zitto. Però amico di Insidia questo. Che è sta storia che viene a rompere il cazzo alla gente? Io non rompo il cazzo a nessuno. No, adesso ti metti le responsabilità, bello, perché sei stato tu a mettermi in questa merda. Oh, se due non è vero, ma vaffanculo, tu mi hai messo nella merda, non io. Ragazzi, non c'entro niente, eh. Potete lasciarmi qui, io non ho fatto nulla, non ho visto. No, nulla. qua no. Scendete da sta macchina. Qualcuno che parla in più gli sparo in testa. Come vedete, sei salito da. Cammina. Camminate dentro, va. Tutte e due dentro. Dentro? Dove mi state portando? Mamma mia, ma che brutto questo, porco Giuda. Non è vero, sono bellissimo. Entrate dentro. Entrate dentro, cazzo. Silenzio. Dentro, vado. Oddio, ma qua fate la cocaina, che cazzo è? Cammina, non ti frega a te in cazzo. Qua fammi i spiedini dei cristiani come a te, quindi state zitto e cammina. Oddio, cammina, muovi il culetto. Oddio, beh, questo qua è bello grosso, dai, cristiano. Zitto, tieni sì, sulle sì, mani. Sì, sto zitto. No. Se continui a parlare, appende e diventi come sto coso. No! Cazzo. Oh, mi saltare addosso. Ma che si fa qua? Cammina. E che c'ho paura, mi sto a cagare sotto. Senti che puzza. Io ci c'entro cazzo, ve l'ho detto, belli. Tieni un po', mo. Agna. Sì. Alza le mani. Perché siamo qui? Fermate. Sì. Perché siamo qui, cazzo? Io quello sto scappando, eh. Oh, che sta facendo il telefono? Oh, guarda il suo telefono. Ma che cazzo? Io ragazzi vi giuro che non muovo un muscolo, ve lo giuro. Però bravo. Non fatemi fare la fine di quel coglione, vi prego. Bravo, ok. Mo gira, dai. Guarda sì. Che teste di cazzo, siete due, ma me li hai dati? Non mi muovo. No, non ce li ho. Buona pasta pomodoro. Sicuro? Sicurissimo, non ci li ho. Ah, che cazzo faccio adesso? Sì. Vabbè, è Sdrongo! Sì. Ma chi cazzo è Sdrongo? Non mi muovo. Ah, dove cazzo va questo? Vabbè, ormai. No! Ah, è Strunz. Ah, lasciali qua, ma non c'è rotto il cazzo questo. Oh! Oh! La prossima volta non provocate. Ammazzalo! Non ho fatto niente, ve lo giuro ragazzi. È stato lui a fregarsi la mia auto. Oh, cazzo! Ammazzalo! Non mentire. Lo sto mentendo, cazzo. Ma dimmi un po', cos'è quel fioppo viola lì? Prova ad immaginare, cazzo. Bene, molto bene. Il signor Arthur Johnson. Adesso Arthur Johnson. So chi sei e chi non sei. Ah, vediamo un po' chi era sto stronzo qua a mezzo ai maiali. Vedete. Prendetevela con lui, ragazzi, io non c'entro niente. Che c'aveva questo? Una birra, sta alcolizzato. Pane col formaggio. Documenti. Che dici, lo tritiamo a questo? E famo il macinato. Sì, famo il macinato. Quinto capocchio. No, ti prego, no. Non mi sparate, prego. Non vi ho visto, non so niente, vi prego.
Non stiamo a parlare dentro. Quinto capocchia! Aspettate perché mi faccio un bucio di culo grosso così. Porca troia, se ti pio, aspetta qualche mese, porca puttana. Mi vengo a cercare tutti quanti, uno per uno, vedo la caccia, mi ammazzo qua dentro. Vetrito. Ve faccio fuori, ve brucio. Dimmi un po'. Che faccio, ballo? Cerco di sopravvivere. Ovvero facendo cosa? Facendo cosa, bello? Prova ad immaginare. Se scopo le vecchie! Andate a me questo. Buttavolo in mezzo. Sì, no, 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 no! Faccio immaginare. Quello, di la verità, quello lo conosci? No, giuro, sì. Ti giuro che è quello che mi conosci. È sicuro? No, Samurai, preciso, sta là. No, no, sta qua. Ascoltami, bello, ascoltami. Adesso ti dico come sono andate le cose. Io stavo normale nel mio cazzo di locale. Non è vero! Vabbè, vaffanculo, non mi va a riportarlo fino al lazzo stronzo. Insulta la mia. Canno qua a mezzo magliari. Esce fuori, ruba la mia auto. Io di sguincio mi sono infilato dentro. Hai visto Gertus qua? Ma perché non c'è il VIP per Gertus? Pensa un po'. Non potevo sparargli in testa mentre guidava questo qua. C'era pure Capitano G, ma visto che c'ho addosso, non ce l'ho la pistola. Ce l'hai la pistola? Io. Ma ce l'ho la pistola. Allora, grazie mille delle sub comunque, ragazzi. Sub, beat, tutto, grazie. Vedere cosa c'è in macchina, va, che magari l'ha messa in macchina. E se c'è, e se la troviamo in macchina? Se la trovo in macchina puoi farmi tutto quello che vuoi. Ti do la mia parola che io non avevo il ferro, sennò quel pezzo di merda ci avrei pensato io. Rompo il cazzo agli altri. Ho capito. Vabbè, dai. Sì. Ammazzalo! E dai una cortellata! Che lavora onestamente come noi. Non è vero! Sì. Ma che onestamente? Sì. Siete tre delinquenti, uno peggio di un altro! A me mi vado a perdere tempo questi... Ma sì, delinquenti! Sì, dai, lasciamolo qua, andiamo. Per stavolta è andata bene così, eh? Va bene? Vi ringrazio, vi ringrazio. Appure, mi raccomando, no, lascialo sì. Stare, lascialo stare. Sicuro? Lascialo, lascialo. Delinquenti! È dato un buon samaritano, amico mio. Non fargli niente, lascialo stare, dai, andiamo. Delinquenti! Quinto un toppe! Capottana, bello. Me la sono fatta addosso. Ma che onesto. Affanculo. Cazzo. Che è successo? Roba un culo, sei brutto, Dio. Ora non ci sta. Ma sarà andata a dormire Borella, no? Your call has been forwarded to an automatic voice message system. 9070977132 is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Ma senti! Ma tu madonna stai! Mi hanno rapito! Ma che cazzo è successo? Ma io ho già paura qua! Ma qua in questa città sono un branco di matti! Un branco di delinquenti! Oh! Ma che è qua? Ma che cazzo, dove abiti qua? Tre scappati da casa, sono passato dalla chiesa ai delinquenti, cazzo! Vaffanculo. Dottore! Sì, qua non ci sta nessuno.
Ma è vero che dopo il primo colpo Kertus la pistola tipo si salta? Però devo dire che i poliziotti non ti rompono più il cazzo. Almeno quello. Chi è, oh? Ma chi è questo gay? Ehi, bellissima, come stai? A bella. A bella. Mi senti? Ehi, tesoro. Metto qua sotto, dormo qua dentro. Mi metto qua dentro, qua sotto a dormire. Qua. Mi sanguro. Non funziona più? Ah, sì, che funziona. Non si vede però. Ma è nudo. Ma quello si è scopato qualcuno sopra. Boh, vabbè. Comunque. Belli miei, io vi saluto. Cookies, com'è? Vi siete divertiti oggi, raga? C'è una dottoressa, qualcuno per un interrottino? Mi sa che c'è lui. E chi è? È il dottore, fa chiedere. Il dottore? Sì. È morto? Ah, no. Vabbè. Ah, ma non è morto, secondo me. Mezzo drogato, no, vabbè. Hai visto per caso mio fratello nero? È tipo mio fratello, guarda quasi a me. Capito? Non lo trovo. Non so che fare, bad. Allora, non l'ho visto. Non hai visto nessuno? No. Oh, aspetta.
Eccoci qua, raga. Buonasera. Allora, spero che vi siete divertiti oggi. Vi siete divertiti? Credo che su questo server, soprattutto là, su quella, come si chiama? Su quella città là, dei sfigati, là, porca puttana. Aspetta che viene... Aspetta che viene sonnato, poi vedi, porca puttana. Aspetta che viene Gennaro, poi te faccio vedere. Li prendo tutti per il culo là. Che è successo?